Dell'associazione Lumen, io faccio solo un piccolo eh, cappello introduttivo solo per ringraziare eh, chi ha permesso la realizzazione di questo evento, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nella persona del presidente Bertocchini, il comune di Lucca e il sindaco Tambellini. Poi ringrazio ovviamente anche la rivista Limes, il direttore Lucio Caracciolo e eh, poi il professor Barbero che eh, seguirà. E Infine anche tutti coloro che hanno aiutato alla realizzazione eh, di questa iniziativa. Eh, non rubo ulteriore tempo in modo tale che i relatori abbiano la possibilità anche di eh, dilungarsi un pochino. Eh, passo la parola a Federico che, Petroni che ci aiuterà a, a districarci in, questa, in questo primo dialogo. Grazie Federico. Grazie mille Pietro, grazie anche ovviamente sentitissimo al, al Comune di Lucca, tutti gli ospiti di questo primo evento per l'IMES in pubblico. Era eh, l'autunno del 2020 quando abbiamo fatto l'ultima eh, conferenza a Genova davanti al pubblico e siamo davvero contenti di tornare. In questa città, in questa sala e davanti a così tante persone. So che è andata anche eh, sold out in brevissimo tempo e quindi ci fa davvero piacere. Ci fa davvero piacere venire a presentare un numero molto importante della rivista, eh, intitolato con titolo vagamente pop Il triangolo sì, e dedicato al eh, triangolo appunto fra Italia, Francia e Germania. Un numero che aveva anche un progetto e che ha un progetto eh, più ampio, di cui vi parleranno i miei colleghi fra un attimo. Ci sono il direttore Lucio Caracciolo, eh, Dario Fabbri e Fabrizio Maronta, in ordine alla mia destra, che vi introdurranno un po' i temi, eh, in temi del numero. Quindi lascio subito la parola al, al direttore per spiegarvi, innanzitutto, perché abbiamo usato questo titolo così da Renato Zero. Grazie Federico, buonasera a tutti. Sono eh, davvero felice di poter essere qui a Lucca in quello che sarebbe dovuto essere un incontro internazionale Italia-Francia-Germania. Causa Covid non è stato possibile organizzarlo come sarebbe stato necessario, ma è semplicemente rinviato al prossimo anno perché noi consideriamo l'ospitalità e l'interesse di Lucca per la nostra rivista Fondamentali, e quindi sicuramente nella primavera prossima, grazie all'aiuto del Comune, della Fondazione, di tutti i nostri amici e sponsor, eh, faremo un evento internazionale qui a Lucca. Qui adesso dovete accontentarvi di noi eh, poveri italiani, e, eh, perché eh, il triangolo sì è chiaramente un punto di vista italiano. Che cosa vuol significare? vuol significare che come sappiamo noi ci stiamo giocando un po' tutto in questi mesi, non parlo di anni, parlo di mesi e in questi mesi quel tutto ce lo giochiamo in gran parte nel rapporto con Francia e Germania e cercherò di spiegarvi perché. Però prima di spiegarvi perché, vorrei, visto che oggi parleremo molto di storia, vorrei darvi una mia percezione di questo rapporto triangolare fra italiani, francesi e tedeschi che affonda nella profondità della storia e che eh, ci porta a una categoria, quella dell'Europa occidentale, che sembrava e sembra ancora a molti eh, finita con la fine della guerra fredda, quando l'Europa era appunto divisa in est e ovest. Ed era divisa eh, fra est e ovest eh, lungo una linea che divideva le due Germanie. Ecco, io penso che quella linea eh, geograficamente disegnata dal fiume Elba sia una linea che ha una sua profondità, una sua legittimità e una sua, un suo irradiamento eh, ancora permanente. E per questo, basta leggere Giulio Cesare, il De Bello Gallico, e eh, osservare come. Giulio Cesare e poi gli imperatori romani decisero di porre il limite della frontiera imperiale romana proprio tra il Reno e l'Elba, in quella specie di pomerio della romanizzazione che significava non plus ultra. Eh, Giulio Cesare nella sua opera eh, definisce i eh, germani, categoria che non esisteva, l'ha inventata appunto Cesare fra eh, civilizzabili, romanizzabili e eh, invece non temperaturi, quindi non temperabili, non assimilabili. Eh, in effetti oggi noi abbiamo in Germania storicamente una parte occidentale, la Renania, ma anche quella meridionale, la Baviera, insomma appunto lo spazio fra il Reno e l'Elba che è ancora disegnato da quel tracciato che poi è eh, trascorso e si è consolidato nell'età che va da Costantino a Carlo Magno, ma poi è proseguito nel tempo. E quel tracciato, non a caso, è stato quello dove i sovietici americani si incrociarono, esattamente lungo il fiume Elba nella cittadina sassona di Torgau, il 25 aprile 1945, sancendo la divisione tra Est e Ovest. Eh, oggi noi abbiamo un'Unione Europea a 27 Stati che come è evidente non ha un, alcuna soggettività geopolitica né una particolare omogeneità storico-culturale e vorrei dire un parolone valoriale. Ma soprattutto eh, questo ci ricorda che eh, esiste una comunità di interessi e comunque anche una eh, coerenza di atteggiamenti eh, molto ben identificabile nella parte occidentale dell'Europa così come lo è in quella orientale. E noi ci troviamo anche in un'Europa 27 a doverci confrontare con dei punti di vista storicamente e culturalmente radicati che difficilmente riescono a comporsi in un compromesso fruttifero. La battaglia in corso per esempio sulla politica migratoria piuttosto che sul recovery fund tutto quanto viene spiegato in termini tecnici, in realtà ci sono dei termini culturali che segnano già i paletti e oltre i quali è molto difficile andare. Fatta questa premessa storica e quindi stabilendo che il triangolo è il nucleo, dal mio punto di vista almeno, dell'Europa occidentale o io direi meglio dell'Occidente europeo, perché l'Occidente non nasce in America, l'Occidente nasce in Europa e eh, forma con gli Stati Uniti d'America a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Una intesa eh, che mh, non era stata nemmeno progettata come tale, ma che la contingenza storica ha prodotto, e che ancora oggi determina nello spazio continentale europeo quello che noi chiamiamo, un po' per scherzo, un po' per divertimento, lo IEA, l'Impero Europeo dell'America, cioè un'area strategica a eh, dominanza americana, in cui naturalmente si giocano poi le nostre partite. Cosa vuol dire giocare nel triangolo? Detto in maniera brutale vuol dire giocare i francesi contro i tedeschi e i tedeschi contro i francesi in base ai nostri interessi. Questo è quello che qualsiasi paese consapevole di sé e soprattutto consapevole dell'emergenza in cui si trova dovrebbe avere come programma. Un programma di questo genere ovviamente è giocato dai francesi e dai tedeschi ciascuno dal suo punto di vista nei nostri confronti. Quindi cercano di usarci per quello che conviene loro e, e naturalmente eh, lo fanno pesare anche nel dialogo, chiamiamolo così, franco-tedesco, che eh, normalmente viene dipinto come una sorta di coppia amorosa, ma che in realtà parte da due eh, punti di vista e da due eh, ideologie, direi pure, completamente eh, incompatibili e divergenti, ma che la storia obbliga a fingersi convergenti. In particolare eh, noi possiamo esaminare eh, queste eh, disparità, queste divergenze e l'opportunità di usarle dal punto di vista italiano, esaminando i principali problemi di attualità geopolitica che ci riguardano. Ed è quello che noi abbiamo cercato di fare nella trilogia, cioè negli ultimi tre numeri della rivista Limes, di cui questo uscito ieri è appunto l'ultimo, il primo essendo stato dedicato alla fronte sud cioè alla frontiera mediterranea dell'Italia, alla frontiera che separa la Sicilia da quella che abbiamo definito Chaoslandia, cioè la parte meridionale del pianeta a partire dal Nord Africa, eh, segnata da diversi fattori, ma uno principale, la carenza di Stato, la carenza di istituzioni e quindi una certa facilità di penetrazione in quei territori da parte di potenze che siano la Cina, i paesi europei, in maniera molto più limitata l'America, eh, utilizzano appunto contendendosi risorse e spazi o semplicemente cercando di non esserne travolti. E lì eh, abbiamo dovuto constatare come la vera novità per l'Italia dell'ultimo anno sia stata di confinare non più con il caos in senso stretto, ma con due grandi potenze, cioè la Russia e la Turchia, che si sono stabilite eh, spartendosi la Libia a poche miglia dalle coste siciliane. I nostri pescatori ne sanno qualcosa, ma non solo i nostri pescatori. E eh, quello che stupisce, almeno dal mio punto di vista, è la relativa indifferenza di fronte al fatto che noi abbiamo per esempio a Tripoli la Turchia che può aprire e chiudere il rubinetto delle migrazioni così come meglio le pare e naturalmente a seconda delle sue scelte può anche imporci delle tasse in senso stretto, cioè soldi da pagare perché queste migrazioni vengano contenute. Cito solo un esempio eh, più banale e più di cronaca, ma se uno guardasse più in profondità l'idea peraltro... Io direi più probabile che è possibile che i russi stabiliscano delle basi navali a poche miglia dalla Sicilia, anche questo credo che dovrebbe essere un fattore di riflessione per noi e sicuramente anche eh, per il nostro superiore strategico americano, che in Sicilia ha delle basi di eh, notevole rilievo. Il secondo fascicolo lo abbiamo dedicato a Draghi, dove per Draghi non intendiamo ovviamente la persona Draghi. Ma eh, intendiamo il sistema di potere e di relazioni che questa persona incarna. Cioè Draghi non è semplicemente Mario Draghi, ma è stato trasportato non sappiamo quanto spontaneamente, io penso piuttosto spontaneamente, a Palazzo Chigi. Proprio perché ti garantisce automaticamente un sistema di relazioni privilegiato transnazionale con alcuni fra i poteri più rilevanti del pianeta, in particolare in America e nei principali paesi europei. Più in Francia che in Germania. Eh, quello che abbiamo visto già in quel numero e che in questo numero sviluppiamo è, e qui vengo al triangolo, la eh, singolare fase di allineamento tra Francia e Italia, due paesi che hanno storicamente molte cose in comune ma molto spesso hanno avuto in comune più eh, i litigi e le crisi che non eh, le campagne condotte insieme, a comuna dicevo Italia e Francia nella necessità di eh, portare a compimento l'avventura del Recovery Fund dovuta peraltro alla scelta tedesca di salvare il nostro paese e con esso l'Eurozona. Eh, perché semplicemente noi siamo almeno in questa parte d'Italia, diciamo dal centro nord eh, fino alla frontiera con eh, Austria, Svizzera, Francia e quant'altro, dentro la sfera eh, del valore industriale tedesco, e questo solo fatto, insieme ad altri ovviamente, ha consentito di. Eh, portare l'opinione pubblica o se non l'opinione pubblica il governo tedesco a considerare preminente la necessità di salvare l'Italia e quindi l'Eurozona su quella che è la filosofia economica e direi anche spirituale della Germania, la quale considera la moneta appunto un'entità eh, spirituale identitaria, eh, la, eh, la politica diciamo, dell'indebitamento una colpa morale e quant'altro ma eh, appunto in questa fase la Germania ha dovuto cedere alle pressioni francesi e italiane. La vera battaglia che si sta conducendo adesso, oltre ovviamente a portare, cosa difficilissima, a terra il eh, recovery fund e questi 200 rotti miliardi che eh, teoricamente almeno eh, ci sono stati assegnati, la vera battaglia, dicevo, è stabilire cosa succederà una volta finita e, e speriamo che stia davvero per finire l'incubo eh, del Covid-19, e cioè torneremo alle vecchie politiche restrittive eh, di tipo monetario, di tipo fiscale, oppure eh, sullo slancio eh, di questo impropriamente chiamato keynesismo eh, continuare a spendere, possibilmente spendere bene, naturalmente fare debito, quello che Draghi chiama il debito buono, perché eh, l'economia e in particolare la nostra economia ne ha eh, bisogno. E su questo una intesa franco-italiana può essere decisiva nel convincere i tedeschi ad assumere un atteggiamento più consono ai nostri interessi e possibilmente nel spiegare loro che questo dovrebbe andare anche nell'interesse loro. Perché qual è l'alternativa? L'alternativa è andare a fondo, lasciare andare a fondo questo paese e con esso inevitabilmente segnalare la fine dell'esperimento euro. E quindi eventualmente la necessità di ricostruire degli ambiti monetari, ma inevitabilmente anche geopolitici, imperniati sulla Germania e sul Nord Europa, che traccino una frontiera lungo le Alpi o lungo il Po, eh, questo naturalmente nessuno può stabilirlo, e eh, sanciscano sostanzialmente l'espulsione dell'Italia dal sistema euro occidentale, non semplicemente dall'Unione Europea, che sarebbe un male tollerabile. Sul fronte invece delle affinità italo-tedesche, oltre alla contingenza attuale che ci vede in qualche modo legati per motivi economico-industriali alla Germania in modo specifico, in un modo diverso non solo quantitativamente ma anche qualitativamente a quello che ci lega alla Francia, per dirla in due parole. La Francia ha un approccio sostanzialmente predatorio nei confronti dell'economia italiana. La Germania ha costruito, naturalmente, a partire dalla sua prevalenza, un sistema di interdipendenza: nel senso che la nostra industria manifatturiera e dei servizi del nord Italia è parte determinante della produzione tedesca, e viceversa, naturalmente, noi siamo in una buona misura fondamentali. Per eh, lo sviluppo e la crescita dell'economia tedesca. Quindi, questa eh, affinità eh, fra Italia e Germania può essere spesa, per esempio, nella nostra frontiera meridionale, quella che adesso sta diventando e diventerà nelle prossime settimane sempre più calda a causa della pressione migratoria, a causa delle eventuali, direi abbastanza probabili, ripercussioni anche all'interno delle nostre società eh, della crisi israeliana. Cui fra parentesi dedicheremo il numero di giugno e che cosa ci rende più affini alla germania piuttosto che alla francia nella frontiera meridionale beh semplicemente il fatto che a sud del canale di sicilia si apre uno spazio che la francia considera suo spazio imperiale di fatto mentre la germania ha sempre guardato al mediterraneo e al nord africa con una certa distanza uso neofemismo e anzi, l'idea stessa di Mediterraneo è considerata in Germania un'idea fondamentalmente perversa, mentre in Francia è addirittura una religione. Eh, il pensiero mediterraneista francese ha avuto e ancora ha un'influenza fondamentale in Francia, soprattutto nelle élite e eh, nel, nei laboratori geopolitici francesi. Non c'è quasi, anzi non c'è proprio eh, presidente francese che non abbia cercato di intestarsi un progetto di Unione Mediterranea, variamente chiamata, adesso si chiama Pax Mediterranea, tanto per restare a Roma, proprio per segnalare il fatto che la Francia cerca di compensare a sud quello che la Germania eh, ha conquistato da un punto di vista economico, quantomeno nel centro e nell'est dell'Europa, cioè la cosiddetta Mitteleuropa per dire alla tedesca, mentre eh, per la Francia si tratta di dare un senso a quella con termine non elogiativo, viene chiamata la France Afrique, cioè l'Africa la eh, francese, che la Francia vede anche sotto una prospettiva eh, linguistica e culturale, perché i francesi sono molto attenti al valore della lingua. Dicevo prima del valore spirituale che la moneta ha in Germania: beh, per la lingua la Francia ha una passione perché la considera un fattore di potenza e la cura al punto da avere creato una specie di ONU. Eh, si fa per dire ovviamente, è una cosa molto più seria in questo caso: una ONU francese della lingua, in cui si mettono insieme tutti i paesi più o meno francofoni, anche quelli che francofoni non lo sono affatto, ma li si organizza intorno a un'idea di lingua francese tanto da permettere all'attuale Presidente Macron di stabilire che l'epicentro della francofonia non è né sulla riva destra né sulla riva sinistra della Senna, ma da qualche parte nelle insenature del fiume Congo. Questo per dire della proiezione verso sud che la Francia ha, considerando quindi il Mediterraneo e l'Italia come una sorta di passaggio verso questa, questo futuro africano. Tanti auguri alla Francia. La Germania, quindi, può essere un fattore di eh, contenimento, di mitigazione eh, di alcune eh, velleità un po' eh, diciamo, eccessive della Francia che noi abbiamo sperimentato, per esempio, in Libia, dove i francesi hanno fatto fuori Gheddafi senza, senza sapere chi mettere al suo posto, o meglio, mettendo al suo posto prima il caos, poi la Turchia e la Russia, con risultati che per noi sono piuttosto devastanti. Eh, mi fermerei qui con una ultima eh, considerazione. È chiaro che questo triangolo ideale che abbiamo disegnato in questo numero è un triangolo scaleno in cui eh, i rapporti di forza sono decisamente a nostro svantaggio. Però anche eh, in una condizione storica sedimentata nel, nei secoli come quella che determina una superiorità francese e tedesca rispetto all'Italia come fattori di potenza complessivi Dobbiamo considerare la contingenza che fa dell'Italia oggi paradossalmente per la sua debolezza e per le sue dimensioni un paese sistemico, cioè un paese dal quale dipende il sistema di cui Francia e Germania sono i perni europei e naturalmente di cui gli Stati Uniti sono i guardiani di ultima istanza. Questo spiega come mai, eh, per esempio, negli ultimi anni, ma direi soprattutto da quando abbiamo Draghi in maniera smodata nelle ultime settimane, la grande stampa delle élite americane, francesi, inglesi, abbiano improvvisamente scoperto l'Italia, ci sia quasi una sorta di deificazione di Draghi. Purtroppo sappiamo molto bene che, eh, per quanto abile e connesso, Draghi da solo non può certamente salvare un paese che non si vuole salvare e da quindi il senso di una opportunità che noi possiamo e credo dobbiamo cogliere perché l'alternativa è quella che tutti conosciamo e che preferiamo non nominare specialmente in un ambiente meraviglioso come questo non fosse che per scaramanzia vi ringrazio quindi il triangolo che serve sostanzialmente per tornare a contare eh, senza però dimenticarsi dei profondi vincoli che ha il nostro paese nei confronti anche di altri paesi. Dario Fabri ha scritto un articolo proprio su la condizione geopolitica probabilmente più incapacitante per il nostro paese, cioè si è chiesto come si fa a stare nella sfera di influenza di due potenze nettamente più forti di te, e dalle quali dipendi, la Germania e gli Stati Uniti. Eh, del fatto che siamo dentro la sfera di influenza statunitense è piuttosto ovvio, no? Abbiamo 13.000 militari sul nostro territorio, eh, testate atomiche, siamo una piattaforma di lancio verso i teatri bellici più importanti degli Stati Uniti. Che siamo nella sfera di influenza tedesca è meno evidente ma altrettanto cogente, una sfera di influenza che adesso Dario, chiedo a Dario di, di spiegarci i tratti e del perché sia così difficile per l'Italia barcamenarsi fra questi due soggetti grazie grazie Federico, grazie a tutti, buonasera a me appunto è stato assegnato il ruolo eh, del meno ottimista rispetto a Lucio Caracciolo, mi sono occupato di un altro triangolo che non è quello a cui faceva riferimento Lucio, cioè quello tra Italia, Germania e Francia, ma appunto quello che non è nemmeno un triangolo in realtà, ma comunque un rapporto a tre, il nostro con Stati Uniti e Germania, che resta al di là del triangolo con la Francia, che è più o meno il nostro sogno di margine di manovra, discretamente onirico, nel senso utilizzato più dagli altri che da noi. Resta quest'altro triangolo, quello con Stato Unito e Germania, la realtà dei fatti, cioè ciò con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni e nei confronti del quale la consapevolezza non soltanto della nostra opinione pubblica, fino lì più o meno ci siamo, e noi, ma anche della nostra classe dirigente, non è, non è spiccatissima. Di che cosa stiamo parlando? Federico raccontava della nostra uh, collocazione dentro la sfera di influenza americana così come dentro la sfera di influenza economica tedesca. Proviamo a, capire perché. Proviamo a capire perché questo è così rischioso, allo stesso tempo difficilissimo da gestire e anche perché noi non possiamo fare altrimenti che starci dentro, salvo oh, colpi di testa che potrebbero essere anche più drammatici della realtà. Dicevamo siamo dentro la sfera di influenza statunitense, vale la pena inserire un asterisco, stare dentro la sfera di influenza di un'altra potenza non è mai una scelta. Una delle sciocchezze più grandi che si sentono quando si discute di argomenti come questi è dobbiamo ribadire ad esempio la nostra fedeltà al campo atlantico. È una formuletta che sentite spesso, avete già sentito, quasi appunto fosse una scelta arbitraria. In una sfera di influenza non si entra mai per scelta, nessuno un giorno si sveglia e dice voglio essere nella sfera di influenza del paese X o Y. Specialmente se, come nel caso nostro, dentro quella statunitense si tratta di sfera di influenza geopolitica to cure, cioè non una sfera di influenza economica. Noi siamo dentro il campo americano perché siamo stati invasi e occupati dagli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, e qui sono rimasti gli americani. Oggi, raccontava anche Federico, sono circa 13.000 militari americani in Italia e non sono in vacanza, anche se noi abbiamo un po' l'impressione che lo siano e non se ne andrebbero neanche se noi glielo chiedessimo, non è che se il governo italiano domani decidesse e intimasse loro di andarsene, questi prenderebbero il largo, rimarrebbero qui, anzi probabilmente davanti a una richiesta del genere aumenterebbero, perché percepirebbero l'ostilità del governo locale. Affrancarsi da una sfera di influenza geopolitica si può soltanto in tre modi, o sconfiggendo l'egemone di qui sopra, e direi che militarmente non è esattamente alla nostra portata, o per implosione. Dell'egemone di qui sopra, oppure perché un altro soggetto sconfigge l'egemone e ne prende il posto, allora a quel punto automaticamente entreremo nella sfera di influenza di qualcun altro. Non ci sono proprio, non esistono altre possibilità. Stare dentro una sfera di influenza impone degli obblighi. Adesso non, non ci dilungheremo troppo in questa sede. Ma comunque, la parte strategica ad un paese che è dentro, che è satellite di qualcun altro, è più o meno preclusa. cioè le scelte assolute che riguardano la traiettoria di una collettività che dentro una sfera di influenza come la nostra e quella americana non sono presenti. A noi è lasciata la parte tattica, cioè un margine di manovra dentro scelte assolute che prendono gli Stati Uniti, anche per noi. Allo stesso tempo siamo dentro la sfera di influenza economica tedesca. Pure in questo non è che ci siamo finiti per scelta in senso uh, macroscopico, però con una sorta di utilitarismo un po' ingenuo. Sì. Le alternative non erano granché, intendiamoci. Eh, allo stesso tempo abbiamo l'impressione che sia una sfera di influenza totalmente benigna e che comunque ci consente di sopravvivere. E tutto sommato è anche vero: nel centro-nord Italia, tutte le province del centro-nord Italia, tranne 11, hanno tutte come primo partner commerciale la Germania. E addirittura molte di queste hanno come primo, secondo, terzo, quarto e quinto partner i land della Germania, con i quali hanno a che fare. E in larghissima parte la seconda manifattura d'Europa, cioè la nostra di cui ci vantiamo molto di avere, produce componentistica per l'industria tedesca oggi. Quindi essere dentro la sfera di influenza di un paese come la Germania significa esattamente questo. Eh, se aggiungiamo anche che la scorsa estate, in pieno Covid, la Germania ha stabilito di compiere uno scatto in avanti per salvare noi, ma non perché ci voglia particolarmente bene, figurarsi, ma proprio perché il centro-nord Italia vive dentro l'industria tedesca e il nostro paese rappresenta un mercato eccezionale per la Germania, proprio perché abbiamo l'euro, altrimenti 30 anni fa ovviamente la Germania non vendeva tanti prodotti quanti ne vende oggi in Italia se non ci fosse l'euro, addirittura per noi è una banalità, ma in Italia esistono discount tedeschi, che semplicemente senza l'euro non sarebbero pensabili, senza fare i nomi per non fare pubblicità, ma alcuni sono veramente molto noti e si freggiano anche di uno scudetto italiano secondo il marketing, ma sono discount tedeschi che vivono nel nostro paese. La Germania ha una necessità di tenerci dentro e addirittura si espone per noi davanti ai mercati con la sua Tripla A, consente all'onirica Commissione Europea che non rappresenta uno stato, non potrebbe farlo di emettere bond per il cosiddetto recovery fund o found, come si chiama inspiegabilmente in Italia. E con questi bond garantire la nostra sopravvivenza, appunto, con la solidità finanziaria tedesca. Torneremo su questo scatto in avanti perché riguarda direttamente anche gli Stati Uniti. Quindi, noi siamo in una sfera di influenza to-cure, che è quella americana, e con un sottoinsieme, sottosistema, chiamatelo come volete, che è quello della sfera di influenza tedesca, mascherata finché dura da europea. Per carità ci si può credere e serva a non compiere una dolorosa autanalisi, raccontarci i soldi come europei, e l'aiuto europeo, la sfera di influenza è quella europea, ma queste amenità servono a non compiere nessuna autanalisi, perché ovviamente è molto più doloroso, ammesso che a qualcuno interessi qualcosa, dirci che siamo dentro la sfera di influenza economica tedesca, che è un po' diverso, ma è la realtà ai noi o beati noi, questo decidetelo voi. Perché tutto ciò è un problema? grammaticalmente potrebbe non esserlo uh, molto amareggiato qualche secolo fa Francesco Guicciardini raccontando gli italiani diceva gli italiani Franza o Spagna purché se magna, essenzialmente questo potrebbe valere anche oggi ai nostri occhi, non siamo esattamente un popolo che spicca per orgoglio quindi nessuno non dorme la notte se dentro due sfere di influenza abbiamo altre cose a cui pensare molto più divertenti secondo i nostri ragionamenti quindi, tra Stati Uniti e Germania, che problema c'è? Il punto della questione è che è possibile avere un vantaggio netto ballando fra due sfere di influenza quando le potenze che sono alla testa di queste sfere di influenza, di questi sistemi, più o meno si equivalgono. E allora, può essere funzionale muoversi facendo il pesce in barile, perché si può estorcere qualcosa da entrambi i campi. Perché ci si può non schierare mai fino in fondo e lasciarsi sedurre e lusingare sempre fino ad un certo punto. Questo è successo molto spesso nella storia. Guicciardini, peraltro, si riferiva a due potenze d'Italia molto simile di allora, come era l'Impero francese e quello spagnolo. La nostra tragedia è che Germania e Stati Uniti non sono potenze d'Italia simile. Non solo. Una, la Germania è dentro la sfera di influenza americana, esattamente come lo siamo noi. E qui quella situazione si complica e si complica violentemente per il nostro Paese, perché gli Stati Uniti hanno un atteggiamento nei confronti della Germania che non è un atteggiamento amichevole. Anche su questo vale la pena inserire un asterisco, perché non è esattamente di comprensione pubblica, eh, perché l'atteggiamento statunitense verso la Germania è inevitabilmente coperto dalla diplomazia ed è inevitabilmente coperto dalla retorica. Ma l'ossessione statunitense per la Germania è forse imparagonabile a qualsiasi altra a livello mondiale. Eh, basti ricordarci, se, qualora ve ne fosse bisogno, che gli Stati Uniti hanno combattuto due guerre mondiali contro la Germania, non solo, ed una guerra fredda in larga parte contro una parte della Germania, se non tutta, visto che poi i piani strategici degli Stati Uniti in piena guerra fredda in caso di conflitto con l'Unione Sovietica erano bombardare la Germania ovest. Se i, te, se i sovietici avessero invaso quel territorio, comunque distruggere la Germania in ogni caso, anche da parte americana. L'ostilità statunitense, che su questo non ci dilungheremo, non abbiamo tempo, ma sul piano strategico si basa sulla sensazione che la Germania possa dominare il continente europeo. Il continente europeo è il continente più importante del pianeta, anche in quello che... Bontà loro qualcuno ci racconta come secolo asiatico, cioè quello in cui viviamo che non sarà mai il secolo asiatico ma che vede ancora l'Europa come continente più importante del pianeta. Ed è evidente che se questo è vero nell'elaborazione strategica americana il pensiero che la Germania possa dominarlo volente o nolente non, non è esattamente accettato con seraficità dagli apparati statunitensi, tutt'altro. L'atteggiamento di ostilità americana nei confronti della Germania va crescendo, esattamente al contrario di quello che ci si potrebbe aspettare. Gli Stati Uniti sono, ad esempio, largamente ostili al raddoppio del gasdotto Nord Stream, che collega direttamente la Russia alla Germania, che passa come Nord Stream 2 e contro il quale si stanno in queste ore battendo violentemente. Minacciano di durissime sanzioni la Germania qualora portasse a compimento il tubo, il gasdotto che già esiste nella sua costruzione per il 96%, non solo, poche settimane fa l'amministrazione Biden ha nominato un inviato contro il Nord Stream 2, letteralmente contro, a questo il titolo, si chiama Amos Hochstein, che ha come compito quello di impedire la realizzazione di un gasdotto che è soltanto tedesco oltre che russo, nel quale formalmente gli Stati Uniti non c'entrano niente. Uh, non capitava dai tempi della guerra fredda, ma se volessimo essere più crudi della seconda guerra mondiale, che gli americani avessero un inviato contro la Germania. Il gasdotto ovviamente preoccupa gli Stati Uniti, anche l'Italia è formalmente contraria, ma questo lo lasciamo da parte, perché va a raddoppiare quel collegamento sentimentale intrinseco tra gli idrocarburi russi, siberiani, in particolare la Germania, che uniti ad occhi statunit statunitensi rappresentano un mostro a due teste molto pericoloso, in una sorta di complementarietà. Tra russi e tedeschi che si detestano, ma che sono complementari sul piano strategico, al punto da rendere complicato il controllo del continente da parte americana. La scorsa estate si è perfino verificato un episodio bizzarro per cui tre senatori americani molto influenti, uno anche un ex candidato alla Repubblica statunitense, hanno inviato una lettera al sindaco di una cittadina molto più piccola di Lucca, che si chiama Sassnitz. Sull'isola di Rügen, dove si svolgono i lavori per il Nord Stream 2, che si è vista appunto recapitare una lettera da tre senatori americani che lo minacciavano di durissima rappresaglia se avesse continuato ad ospitare le navi che costruiscono il gasdotto nel suo porticciolo. Potete immaginare lo shock di questo povero amministratore davanti a tre senatori della più importante potenza del pianeta che scrivono una lettera così violenta, ma ci dà l'idea dell'ossessione americana nei confronti della Germania. Così anche la durissima pressione statunitense contro Berlino di queste settimane, dopo che a dicembre la Germania, cioè l'Unione Europea, su enorme spinta tedesca, anche lì l'Italia faceva finta di essere contraria, stava per ratificare in seno al Parlamento Europeo e poi nei vari parlamenti il cosiddetto accordo sugli investimenti con la Cina, che adesso è stato sospeso, notizia di una settimana fa, proprio su enorme pressione americana che teme anche i rapporti commerciali eccezionali tra Repubblica federale tedesca e Cina e proprio per questo negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno applicato sanzioni dure contro la manifattura tedesca, che poi vuol dire anche contro la nostra, che ha detto la manifattura tedesca vive, ad esempio contro la siderurgia tedesca. Sanzioni sempre formalmente a livello europeo, ma l'unica siderurgia esistente veramente a livello europeo è quella tedesca, quindi c'era poco da scegliere nel caso, nel caso specifico. E se valesse la pena ancora ricordarci dell'ostilità americana, in pieno disimpegno statunitense dall'Europa, perché questa sciocchezza ci viene raccontata, dal 2018 ad oggi i militari americani presenti in Germania sono aumentati di 3.000 unità. E adesso, visto che se ne stanno per andare finalmente dall'Afghanistan, una cifra imprecisata di coloro che lasceranno l'Afghanistan si trasferirà nuovamente in Germania. Ovviamente, quando hai un interlocutore che ti preoccupa, tendi a controllarlo da dentro, possibilmente anche in formula militare. E l'Italia? L'Italia si ritrova in questa fase a sopravvivere attraverso garanzie tedesche per i mercati che ci consentano, con la Commissione europea, di ottenere dei bond. L'atteggiamento americano nei confronti di questa apertura tedesca è estremamente frastagliato, estremamente frastagliato, è veramente indeciso nella sua formulazione. parola molto più semplice. Gli statunitensi non sono sicurissimi se esserne felici o meno. Sono felici che l'Eurozona non imploda, così come possono essere felici del fatto che l'Italia, anche questo è più o meno nell'inconsapevolezza della nostra opinione pubblica, tra un anno l'Italia è in default, senza i soldi del cosiddetto Recovery Fund, né più né meno. Ovviamente che noi non finiamo in bancarotta è qualcosa che non dispiace agli americani, per molteplici ragioni, ma non sono sicurissimi che lo scatto in avanti compiuto dalla Germania su questo tema sia da considerarsi benigno. Cioè sia da considerarsi qualcosa che è funzionale agli interessi americani. E certamente non possiamo convincere gli americani dicendo loro che sono soldi europei. Stiamo parlando di una potenza molto seria, ovviamente a cui è difficile raccontare la retorica, visto che poi sono il paese più sofisticato sulla propaganda, quindi insomma confonderli su questo piano è un po' difficile. E quindi noi come ci ritroviamo? Ci ritroviamo con mamma e papà che litigano fra di loro nella nostra assoluta consapevolezza e spesso può essere anche un vantaggio, perché siamo ondivaghi senza neanche rendercene conto, ma rischiamo di pagarne un prezzo estremamente elevato. Mario Draghi è stato scelto in larghissima parte dal Presidente Mattarella affinché garantisse con la sua riconosciuta serietà l'arrivo di questi benedetti soldi, né più né meno, dicendo ai tedeschi sì. Non vi preoccupate, ci conoscete come grandi cialtroni ma garantisco io. L'altra ragione, saremo, saremo a vedere se sarà in grado di farlo, l'altra ragione per cui Draghi è lì, perché Draghi ha delle intrinsechezze, un'intimità eccezionale con l'amministrazione americana. Perché Draghi deve svolgere il doppio lavoro. Non solo dire ai tedeschi state tranquilli garantisco io. I tedeschi ai loro satelliti, quindi anche gli olandesi, mettiamoci i finlandesi gli austriaci che non hanno, ci teniamo larghi, un'altissima idea di noi, tenerci molto molto larghi. Uh, ma Draghi è lì anche per dire agli americani, lo so, sono consapevole del rischio che tutto questo significa, non possiamo fare altrimenti, non è che l'Italia può rifiutare i soldi garantiti dalla Germania, non può farlo. Ma dice agli americani Draghi, sono consapevole di ciò che comporta. Ma garantisco sempre io Draghi del fatto che non vogliamo altro che i soldi della Germania, non cerchiamo amore né tantomeno vogliamo approfondire il nostro ruolo dentro la loro sfera di influenza. Lo vedete dalle manovre compiute dal governo Draghi in queste poche settimane in cui è stato in carica. Quindi uno spostarsi netto rispetto ai due governi precedenti da un'apertura economicista, anche questo segno di disperazione verso la Cina, del nostro paese, ha una quasi totale chiusura nei confronti della Cina, proprio per come dire, segnalarci fedelissimi agli Stati Uniti. Soltanto nelle ultime settimane, attraverso il Golden Power, il governo italiano ha impedito la vendita di due aziende ritenute strategiche italiane ad altrettante aziende cinesi, una di queste è l'Iveco. Per capire la portata del gesto, l'Italia ha utilizzato il gol power nella sua storia quattro volte due volte nelle ultime settimane, aggiungiamo anche l'affer Biot, l'ufficiale di marina, apparentemente pescato con le mani nella marmellata a vendere segreti ai russi. Io non ho idea se questo sia vero o no, ma questo non conta granché. Il punto è che quando una spia viene beccata, in questo caso una spia che non doveva esserlo, cioè che fa la spia per gli altri, ma è un cittadino italiano dentro l'apparato militare, viene beccata appunto con le mani nel sacco, si tende a nasconderlo. La grammatica prevede che non si dica mai all'opinione pubblica, è già successo, succede, potete stare tranquilli, perché non si vanno a segnalare tali vulnerabilità agli altri. Quando lo si dà in pasto ai media, come è capitato con questa storia, è per segnalare qualcosa a qualcun altro, e ancora una volta agli americani, dire loro... Sappiamo tutto, siamo talmente fedeli che noi impediamo anche la penetrazione russa a qualsiasi livello dentro le nostre forze armate. Il punto è, tutto questo basterà? Questa ostentata fedeltà atlantica da parte dell'attuale governo basterà agli americani per evitare di prendersela anche con noi nel momento in cui la Germania compie questo scatto in avanti a Washington si immaginano Berlino dominare il continente, addirittura pagando per gli altri, cioè per noi? Oppure L'ostilità statunitense crescerà ancora nei prossimi anni contro Berlino e noi ne finiremo inevitabilmente in mezzo. Soltanto un vantaggio abbiamo che non possiamo farci niente. Più o meno noi ci svegliamo in piena notte stupefatti da quello che ci succede intorno e anche se volessimo ad essere totalmente onesti potremmo farci veramente poco, vista la grandezza degli attori con i quali abbiamo a che fare. È vero altresì che esserne consapevoli può evitarci qualche schiaffo totalmente gratuito. Gli americani non ci aiutano per niente in questa fase, perché come detto sono molto indecisi su che cosa fare. Da un lato sono combattuti nello spingere ulteriormente la Germania ad occuparsi di Eurozona. È come se fossero divisi gli apparati statunitensi fra due tattiche. Da un lato questa, dire se la Germania continua a spendersi, a spendersi per l'Eurozona, prima o poi si impantana inevitabilmente, ne ha un danno netto, quindi tiriamola ulteriormente dentro e l'Italia più o meno si aggrappa a questa roba qui. Anche il nostro avvicinamento alla Francia va in questo senso, la Francia economicamente non è lontanissima da come siamo messi noi e dà la necessità, esattamente come noi, che la Germania fra due anni non torni all'austerity, perché altrimenti tutti i soldi che immaginiamo di Recovery Fund qui non arriveranno mai, forse neanche metà la Germania anche tra un anno, due anni tornasse all'austerity, perché come sappiamo non è che arriveranno tutti insieme domani, ci vogliono anni, ci vogliono approvazioni su approvazioni. Da un lato gli americani possono starci su questo, immaginando quanto detto, cioè che poi si riverberi contro la Germania un troppo impegno, dall'altro lato temono che tanto impegno consenta ulteriormente alla Germania di dominare economicamente il continente fino a chiedersi che cosa vorrà fare da grande. Che ci fa con questa sfera di influenza? Oggi niente, ma domani chi lo sa? E questa mancanza di segnale che ad esempio durante la guerra fredda avevamo dagli americani, che ci dicevano sempre che per noi è, visto il nostro carattere, l'ideale, lì puoi andare e lì no. Noi eravamo più o meno tranquilli, addirittura ci permettevamo di avere il più grande partito comunista d'Occidente, perché tanto ci dicevano sempre gli americani fin dove spingersi, il resto era fixio oggi non ci aiutano, sono indecisi loro stessi e questo ci fa nettamente sbandare. L'ultimo segnale è arrivato qualche settimana fa dalla corte costituzionale tedesca di Karlsruhe che apparentemente con questa vicenda dovrebbe entrare poco. Gli apparati tedeschi, un po' come i nostri, sono stati scritti dagli americani dopo la seconda guerra mondiale. Tendenzialmente il diritto che utilizzano e l'approccio che hanno è un approccio esogeno inevitabilmente. La corte Costituzione di Carcerue. prima ha bloccato la ratifica del recovery fund da parte tedesca. Adesso l'ha sospesa ma l'ha lasciata passare, essenzialmente segnalando che questa deve essere una tantum, non in senso gergale, proprio tantum in senso latino, cioè una volta e basta e mai più. Quindi dicendo che cosa? Che la Germania deve tornare all'austerity. E quando il più alto apparato giuridico tedesco interviene in questo modo ci sta dicendo cosa pensano gli americani. Per noi una tragedia e questa tragedia, mi rendo conto che non è più grande dei segnali di ottimismo, segnerà la traiettoria del nostro Paese nei prossimi anni tra Stati Uniti e Germania in condizioni complicate come queste, nei confronti delle quali, come diceva anche Lucio Caracciolo, un uomo solo al comando, ammesso che lo sia, Mario Draghi non può moltissimo, forse può maggiormente la nostra consapevolezza, la nostra a partire dall'opinione pubblica, si intende, qualora l'avessimo. Mi fermo qui, grazie. vincoli tra America e Germania eh, che ci limitano tremendamente. Motivo per cui gli italiani sono parecchio interessati a costruire, a rafforzare il lato, se vogliamo, occidentale del triangolo, quello francese. Ancora più interessati però sono i francesi stessi. Ci capita in queste settimane di parlare con interlocutori istituzionali francesi e si segnalano per le loro lettere d'amore nei nostri confronti. Eh, quasi veramente a segnalare una, una svolta nelle relazioni bilaterali. Anche i francesi hanno una disperata necessità di costruire appunto questo triangolo con, con l'Italia per provare a controbilanciare la Germania. Fabrizio Maronta ha scritto un, un articolo che eh, dettaglia una parte dei piani. Francesi per appunto in qualche modo controbilanciare lo strapotere tedesco sulla, eh, sullo spazio europeo, eh, strapotere economico che la Francia, come il nostro paese, soffre moltissimo e che, eh, appunto, Parigi ha intenzione di limitare in, in campo delle regole comunitarie, creando magari un bilancio europeo bilancio europeo che è stato addirittura auspicato dallo stesso Mario Draghi nel suo discorso programmatico al Senato. Fabrizio si è però concentrato sull'aspetto prettamente finanziario, intitolando il suo articolo in modo molto evocativo Un euro franco e gli chiedo di spiegarci il perché. Ma non c'è un perché mi piaceva, <ride> in realtà un perché c'è, anche se non è facilissimo da dire in pochi minuti ma ci proverò. Eh, innanzitutto, anch'io sono davvero molto contento di essere qui oggi perché, tra l'altro, è la prima boccata d'aria da, per tutti noi da un po' di tempo a questa parte, anche in presenza, come si dice oggi. Eh, prima, eh, nel, nel suo intervento, Lucio Caracciolo ha fatto riferimento in un passaggio, se, se l'avete notato, al, al concetto, alla categoria della colpa. Nella cultura tedesca, in particolar modo nella cultura economica e finanziaria, si sa, è un, quasi ormai un luogo comune che le parole colpa e debito in eh, tedesco hanno una radice semantica comune. Eh, io credo che ognuno di noi, per eh, esperienza personale o anche solo per sentito comune, eh, sappia che eh, in ogni unione di qualsiasi tipo le colpe e i meriti non sono mai da una parte sola. E questo vale anche eh, chiaramente per un'unione monetaria come l'euro. Ma che cos'è una moneta? so quanti di voi, quanti di noi si fermano mai a pensare a. Molto spesso le cose a cui è più difficile pensare sono quelle che abbiamo più spesso e sempre sotto gli occhi, o per le mani, auspicabilmente nel caso delle monete. Beh, la moneta in fin dei conti, nella sua essenza prima, è un atto di fiducia. È un atto di fiducia. In cosa? Beh, le prime monete della storia dell'umanità nel fatto che il metallo, normalmente prezioso, oro, argento, in cui erano, venivano coniate, con cui venivano coniate, avesse un valore. Poi, quando l'umanità si è affrancata dal portarsi in giro l'oro e l'argento, e ha cominciato a coniare monete eh, il cui metallo non ha necessariamente quel valore intrinseco, e poi addirittura la carta moneta, che di per sé vale poco, fiducia nel fatto che, eh, vigente la cosiddetta parità aurea, eh, nei forzieri del sovrano, dello Stato, del duca che emetteva quella moneta ci fosse abbastanza metallo prezioso da rendere quella moneta eh, in qualche modo il corrispettivo di una ricchezza vera. E poi alla fine, oggi, è veramente un atto di fiducia pura, ma in che cosa? Beh, fondamentalmente nella capacità di chi emette una moneta di avere un'economia, eh, un sistema giuridico, una potenza militare, addirittura culturale, Beh, in generale una stazza e eh, un, un impianto sufficientemente solido da dare a quella moneta una sicurezza, la sicurezza di essere riconosciuta come un mezzo di pagamento che ha dietro un soggetto che garantisca per essa. Se questo viene meno, la moneta perde valore e c'è l'inflazione, che nei casi peggiori è l'iperinflazione. Perché sono partito dal concetto di colpa a cui si riferiva Lucio eh, parlando della Germania? Beh, perché noi sappiamo bene che il paese che siede al centro della moneta unica, cioè la Germania, eh, è un paese storicamente terrorizzato dall'inflazione. Le spiegazioni anche molto evocative e in parte vere che vengono addotte per questo terrore chiamano in causa normalmente la cultura, quindi la morale protestante che appunto in qualche modo colpevolizza, stigmatizza eh, diciamo, l'incapacità appunto di eh, dare valore alle cose e di eh, conservare e accrescere la propria ricchezza. E anche poi chiaramente spiegazioni storiche, Weimar, cioè il periodo interbellico con quell'inflazione per cui svariati miliardi di, di marchi compravano appena eh, mezzo chilo di pane. Ed è proprio quel terrore mh, che è un po' alla base dell'euro come è oggi, ma in realtà io credo che c'è una spiegazione molto più semplice di quelle anche, ripeto valide e, e sicuramente evocative di natura culturale e storica. La spiegazione per cui la Germania teme l'inflazione è che semplicemente fin dall'inizio, anzi fin da prima di essere Germania, cioè fin da prima degli anni 70, dell'Ottocento, prima di unificarsi, quindi fin dal suo nucleo originario, quello prussiano la Germania è un'economia che vive di esportazioni la Germania è fatta a un sistema economico e sociale e anche di sicurezza sociale, il welfare non a caso lo inventa Bismarck. Che fondamentalmente serve a produrre ed esportare. Un paese così, che tipo di moneta deve avere? Beh, deve avere una moneta sufficientemente stabile da garantire la pace sociale interna, perché se no hai Weimar. Ma una moneta sufficientemente competitiva, quindi non troppo forte da non azzoppare l'export. Il fatto che la Banca Centrale Europea, di cui Mario Draghi conosce direi piuttosto bene i meccanismi, abbia nel suo statuto il controllo dell'inflazione e l'obiettivo di un'inflazione al 2%. Non è un criterio cabalistico, è proprio l'impronta tedesca dell'euro. Perché quell'obiettivo è il minimo sindacale per non avere la deflazione, ma è abbastanza poco da far sì diciamo, di evitare scenari argentini o anche italiani, se vogliamo. Italiani prima dell'euro, chiaramente sto dicendo. Dunque, l'Italia entra nella moneta unica, diciamo, che è che è una moneta che per la, per, non è fatta esattamente a sua immagine e somiglianza, e questo lo sappiamo. Un altro elemento, l'euro nasce all'apice, o comunque in un periodo di auge, di una teoria che si chiama monetarismo, che fondamentalmente tra i suoi precetti afferma questo, l'inflazione è qualcosa che è dovuta fondamentalmente alla moneta, più moneta c'è in circolazione, più l'inflazione sale, meno moneta c'è in circolazione, meno inflazione c'è. Se io sono un paese, e l'Italia lo era decisamente, prima di entrare nella moneta unica, che tende a compensare i suoi svantaggi di competitività stampando moneta, vai a finire che poi quando entri nell'euro un euro vale 1900, vi ricordate, 36,27 lire. Ora 1936,27 lire, che è una cifra che tra l'altro era pure impossibile da spendere perché non c'erano le lire singole, la moneta più piccola era 50 lire, è una cifra che comprava più o meno no, i, i meno giovani tra noi, tra cui il sottoscritto lo ricorderanno, un cappuccino e un cornetto più o meno. Se voi la, la portate in euro è oggi un signor stipendio. Quindi chiaramente stiamo parlando di quel tipo di moneta che avevamo. Il problema è che in realtà vent'anni di euro hanno dimostrato che il problema fondamentale dell'inflazione non è tanto quanta moneta c'è in giro, ma quanto è competitivo un paese. Quello che noi stiamo pagando amaramente, soprattutto dal 2008 in poi, è la incapacità di essere competitivi, cioè per un'ora lavorata noi produciamo in media meno di un tedesco o anche di un francese o anche di uno spagnolo per certi aspetti almeno questo dicono le statistiche e conseguentemente, conseguentemente più eh, diciamo più bassa è la capacità di produrre in un determinato arco di tempo e date determinate risorse più il lavoro si svaluta e quindi conseguentemente diciamo più in qualche modo il nostro denaro perde, perde valore. E qui rientriamo però nel discorso delle colpe. Perché oggi noi ci troviamo in una situazione, che, come si diceva prima, di dover essere salvati? Sicuramente c'è stato il coronavirus, ma il coronavirus si è abbattuto su paesi in Europa, quantomeno limitando il campo di indagine all'Europa, con situazioni piuttosto diverse. Ora, appunto, ripeto, le colpe e i meriti non stanno da una parte sola, nemmeno in un'unione monetaria. Allora, la Germania non si accontenta di avere un euro che è fatto a immagine e somiglianza del marco, tra l'altro, non è un caso che la Banca Centrale Europea abbia sede a Francoforte. Ma fa di più. All'inizio degli anni 2000, con i governi socialdemocratici, Gerhard Schröder è il, il cancelliere, la Germania è la grande malata d'Europa, ha una. Eh, economicamente parlando, ha una disoccupazione che si aggira tra il 10 e il 12%, che diciamo a noi può non sembrare moltissimo, ma per la Germania è tanto e soprattutto è in piena fase di assorbimento dell'Est, della riunificazione. Quindi quei governi cominciano una politica di, la chiameremo moderazione salariale, ma fondamentalmente un patto di ferro tra politica e sindacati, per cui i sindacati fondamentalmente accettano, in nome della competitività industriale, di schiacciare i salari al ribasso. Se voi andate a vedere le statistiche di quanto crescono i salari tedeschi ancora negli anni '90 e quanto crescono nei primi anni 2000, dal 2000 al 2010 per capirci più o meno. Vedete che crescono molto meno. Questo che cosa comporta? Comporta che in realtà dal 2002 ufficialmente il Marco tedesco non c'è più, ma di fatto la Germania opera quella che si chiama una svalutazione reale, cioè comprime i propri salari comprime il potere d'acquisto della propria popolazione, smette di spendere in infrastrutture, smette di spendere fondamentalmente e concentra tutti i guadagni sulla competitività dell'esportazione. Nel frattempo, e qui torna il discorso delle colpe da tutte e due le parti, che cosa facciamo noi? Noi prendiamo i nostri bassi tassi di interesse che ci regala l'euro e ci facciamo spesa improduttiva, mm? molto improduttiva, ma soprattutto non facciamo... Quella cosa mitologica ormai, che ha perso quasi di senso, che si chiamano le cosiddette riforme strutturali, che poi se andate a vedere sono esattamente quelle che Mario Draghi elenca nel piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha riscritto di suo pugno insieme al Ministro dell'Economia e qualche altro accademico bocconiano negli ultimi mesi. Giustizia, mercato del lavoro, burocrazia e via dicendo. Che è tutto quanto concorre fortemente al nostro deficit di competitività, cioè al fatto che in quella data ora di tempo e con quei fattori produttivi noi riusciamo a produrre molto meno di altri in, in vari ambiti, non solo quello prettamente manifatturiero. Arriviamo così al 2008, e il 2008 chiaramente, diciamo a questo punto, quindi già la crisi di, dieci, di circa dieci anni fa. Anzi, qualcosa di più, incide su situazioni estremamente diverse. Noi, la Germania non è più il malato d'Europa, noi cominciamo invece a esserlo visibilmente. E insieme a noi anche la Francia. Francia che eh, per intrinsechezza economica, per statura eh, geopolitica, anche per, se volete, collocazione geografica è sicuramente più vicina nel suo complesso alla Germania di quanto non possa esserlo l'Italia, soprattutto la sua parte centro-meridionale, e che quindi eh, beneficia eh, della garanzia anche eh, diciamo, mh, economica, finanziaria tedesca, più di quanto possa fare l'Italia. Ma eh, Francia che tuttavia ha i suoi bei problemi economico-sociali, che poi tra l'altro ciclicamente rispuntano fuori, il, il movimento dei gilets jaunes, insomma qualche cosina ce la dice al riguardo. Però essendo la Germania la potenza per l'appunto dominante dell'area euro, nel 2012 che fa? Di fronte a quella crisi, alla crisi del 2008-2009, impone la sua ricetta. Quella che anche se vogliamo e vogliamo essere buoni in buona fede, ritiene essere la ricetta giusta, cioè quale? La cosiddetta austerità, cioè il fatto fondamentalmente di obbligare gli altri paesi, tra cui noi, a sottostare a vincoli di bilancio, soprattutto pubblico fortissimi, perché? Perché è con quella ricetta che nei primi anni 2000 la Germania si è tirata fuori chiaramente noi siamo un mercato per la Germania lo diceva prima Dario siamo anche una parte della filiera produttiva e non è un caso che la Germania diciamo che con questa ricetta diciamo, fiscalmente austera deprime il potere d'acquisto anche dei suoi mercati europei, si sia rivolta così tanto alla Cina Mettendo in questo, al mercato cinese, mettendosi in questo modo poi in rotta di collisione in, in prospettiva con gli Stati Uniti. Come arriviamo, e mi avvio alla conclusione, a questo coronavirus? Eh, arriviamo quindi con colpe nostre e colpe altrui, se vogliamo. Il faldello delle nostre colpe, eh, colpe è quello di non aver usato diciamo, l'euro che ci ha fatto un po' respirare da un punto di vista fiscale, soprattutto degli interessi che paghiamo sul debito pubblico. Per, Diciamo fare eh, quelle riforme che adesso siamo obbligati a fare in fretta e furia e qui mi unisco alla eh, banale considerazione eh, che eh, diciamo Draghi in questo compie un'impresa che diciamo, definiamo ardua se vogliamo essere ottimisti, quasi disperata se vogliamo essere pessimisti, ma diciamo che ce la facciamo per il rotto della cuffia. Il fardello delle colpe altrui è che chiaramente noi ci arriviamo con ormai dieci anni di cosiddetta austerità, per l'appunto. Che ha in qualche modo depresso fortemente la spesa per investimenti, sia pubblici che privati, nel nostro Paese, aggravando ulteriormente tra l'altro vari storici che ci portavamo appresso, primo fra tutti quello tra Nord e Sud. Non è un caso che nel PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il 40% circa dei fondi siano destinati al sud Italia, perché c'è diciamo, una parte d'Italia che se ne sta proprio diciamo, andando un po' alla deriva dal punto di vista socio-economico. Basta vedere i livelli di emigrazione interna, i flussi interni che sono ripresi negli diciamo, ultimi anni sono tornati a livelli addirittura di metà degli anni 60. Ora, dove sta il dato geopolitico? è che tutto questo visto dagli Stati Uniti, che cosa comporta? Comporta che l'Eurozona e l'Unione Europea, diciamo l'Europa e il continente europeo nel suo insieme, che dal punto di vista statunitense è diciamo, l'altro piede fondamentale dell'alleanza atlantica e diciamo, lo spazio di sicurezza economica e eh, militare, eh, che nel vecchio continente deve fungere da baluardo alla Russia e in prospettiva anche alla, diciamo, alla Cina, alle insidie cinesi che arrivano con le nuove vie della seta, è un'area intrinsecamente instabile. Perché così congegnata la moneta unica è intrinsecamente instabile. Lo vediamo a ogni crisi. E qui diciamo, subentra il triangolo, perché in questo momento c'è una sorta di allineamento di astri, se vogliamo essere visionari. Francesi e italiani, quindi noi e la Francia, hanno un forte eh, interesse a diciamo, modificare i termini in cui la Germania sta dentro la moneta unica e questo interesse ce l'hanno in parte anche gli statunitensi. Badate bene che la polemica eh, diciamo, per l'eccesso di attivi commerciali che Trump porta in maniera esagitata diciamo, agli estremi. In realtà l'aveva iniziato Obama e non l'aveva iniziato solamente nei confronti della Cina, ma l'aveva iniziata anche nei confronti della Germania. Quindi, diciamo, questo modo della Germania di stare dentro la moneta unica è un modo che gli Stati Uniti già da tempo non va molto bene. In questo senso Draghi, diciamo, serve a questo. Serve, diciamo, anche a, in qualche modo, costituire insieme al Quirinale, chiaramente una sorta di asse prettamente meridionale, mediterraneo, diciamo di un eh, contromovimento rispetto alla Germania che poi si giova anche di eh, un'altra circostanza, che è il mutamento di quello che si chiamerebbe con vulgata corrente il paradigma culturale dominante, che non è più, sembra essere, più quello prettamente neoliberista, diciamo, che dagli anni 70 in poi è dominato, ma... Complice anche la pandemia, un, diciamo, un approccio all'economia, alla finanza che in qualche modo, sempre secondo comunque logiche di mercato, ma diciamo, restituisce un ruolo maggiore anche al pubblico in generale. O oh, se questa operazione quindi di come dire forzatura eh, della, diciamo, del cercare di forzare Berlino a cambiare un pochino il suo modo di stare nella moneta unica e quindi fondamentalmente diciamo, esportare un po' di meno, a spendere un po' di più e a dare più respiro anche fiscale agli altri paesi dovesse riuscire, è ovvio che la moneta unica stessa cambierebbe pelle. L'euro, come l'abbiamo conosciuto fino adesso, è un euro fondamentalmente improntato al marco. Quale sarebbe? Un euro diverso. Sarebbe un euro simile al dollaro? Per filosofia? Io non credo, perché insomma il dollaro ha dietro un paese di tutt'altra tutt taglia. Sarebbe un, uh, simile alla sterlina inglese? Probabilmente no, per altre ragioni che troverete nel numero se avrete diciamo, la, la pazienza e la voglia di leggerlo. Simile alla lira, beh, insomma, appunto 1936,27 per un euro non è esattamente una moneta, eh, come dire, continentale. Ecco da qui l'idea dell'euro franco. Probabilmente, ma è solo una suggestione: una suggestione che ai francesi però piace molto. Probabilmente il modello monetario più confacente a un marco, eh, scusate, a un euro che da un lato non si svenda e non si svaluti come la vecchia lira, o la vecchia peseta o la vecchia dracma, ma che al contempo non sia nemmeno una moneta solo e unicamente pensata per il commercio e per nient'altro, come il marco, probabilmente potrebbe essere il, marco, il, il franco francese. Parlo del modello, chiaramente. Cioè, una moneta che nel tempo. Nei lunghi secoli in cui è vissuta ha mostrato in qualche modo di essere espressione sì di sovranità e quindi di avere una sua eh, come dire, dignità anche di corso valutario, fatta forse eh, salva veramente la parentesi della seconda guerra mondiale dell'occupazione di Vichy: ma al contempo anche una moneta diciamo, che si piega alle esigenze. Diciamo, della politica e della geopolitica e che non è quindi in qualche modo prigioniera né dei fantasmi del passato storico e né dell'ortodossia monetaria legata per l'appunto all'ossessione per il commercio e per gli attivi commerciali e quindi fondamentalmente a una concezione della moneta prettamente economica diciamo e commerciale come invece quella tedesca. Se andrà così lo vedremo solo vivendo, ma intanto la buttiamo lì. Grazie. Nel numero ovviamente trovate tanti altri approfondimenti scritti soprattutto da eh, analisti stranieri, tedeschi, francesi, che tra l'altro avremmo avuto eh, in progetto di portarvi qui. A Lucca, quindi potete trovare le cose che avrebbero detto in pubblico sul nostro eh, su questo numero. Numero in cui, da cui escono però eh, alcuni fili conduttori da parte di questi eh, analisti stranieri. Uno è quello di eh, cercare l'Italia per contribuire in qualche modo a smorzare qualche eh, iniziativa interpretata come folle o dannosa degli Stati Uniti. Tu, Lucio, nel, nel tuo editoriale e, e anche in alcuni editoriali scorsi scrivevi no, della necessità per l'Italia di darsi un ruolo all'interno dell'impero americano. Eh, come farlo assieme a questi altri due lati del triangolo? Diventando quello che non siamo, cioè uno Stato. Il triangolo eh, vuole proprio ricordare la necessità per un paese che si trova in questa. Contingenza che definivo a un tempo drammatica e di rara opportunità storica: il triangolo disegna uno squilibrio che non è dato semplicemente da una superiorità economica tedesca o da una superiorità militare francese, ma è dato dal fatto che i due paesi che ho citato dispongono di uno Stato e l'Italia no. E questo è un gap che ci rende inevitabilmente esposti non al giocare dentro al triangolo, ma ad esserne giocati come una simpatica. Palla da Padel e questo è il destino a cui noi dovremmo sfuggire ed è il motivo per cui noi dobbiamo invece utilizzare questo tempo molto stretto che ci resta per ricostruire qualcosa che assomiglia a uno Stato. Ora l'ultima cosa che dobbiamo fare è fare una riforma dello Stato, per carità, di riforme in Italia ne abbiamo fatte fin troppe. Si tratta di procedere come si fa in situazione di emergenza con provvedimenti di emergenza. In parole povere è chiaro che il, tutto questo nostro bel progettone. PNRR, mamma mia quanti, in, quanti inizi di parola! Eh, ha un senso unicamente nel momento in cui lo riusciamo effettivamente a rendere effettivo e per renderlo effettivo ci vorrebbe un'amministrazione che non abbiamo. Cioè, come funziona la nostra amministrazione, o meglio, come non funziona? Come un sistema di veti incrociati, eh, Cassese parla di arcipelago, di eh, sostanzialmente disintegrazione amministrativa del fatto per esempio anche che in termini puramente di personale amministrativo noi abbiamo legioni di giuristi ma non abbiamo tecnici eh, nei eh, ministeri che si devono occupare di, di scelte tecniche e poi abbiamo tutta una serie di vincoli di ogni genere a cominciare da quelli ambientali che se presi alla lettera impediscono letteralmente di spendere non dico 200 miliardi ma anche un milione. Eh, questo implica che eh, si debba proprio utilizzare questa partita in cui noi possiamo contare nel rapporto con Francia e Germania per appunto rendere un progetto che apparentemente è unicamente economico anche un progetto eh, politico e quindi geopolitico, cioè un sistema che per poter spendere questi soldi deve eh, rivedere alcune sue regole di fondo, per esempio cominciando a mandare in pensione un po' di amministratori e di funzionari pubblici e fare concorsi per qualche centinaio di migliaia di giovani, tanto per citare il primo esempio banale che mi viene in mente, ridurre, a mio avviso sarebbero da abolire, ma insomma ridurre il potere delle regioni che abbiamo visto hanno una funzione antisistemica in un paese come il nostro che non è un paese federale, ma anche in, in paesi federali abbiamo visto che in sistemi di emergenza in momenti particolari, penso alla Germania e in qualche misura anche agli Stati Uniti, il conflitto fra centro e periferia ha avuto un effetto paralizzante. Eh, tutto questo, cioè una centralizzazione, uno svecchiamento, una eh, riduzione anche, se vogliamo, eh, dello spazio dei veti è fondamentale per poter giocare un ruolo e questo naturalmente vengo e chiudo alla tua domanda: eh, significa anche avere un rapporto più maturo e più adulto eh, nel contesto del, dell'impero europeo dell'America. Eh, dal punto di vista americano noi siamo semplicemente una piattaforma logistica nel Mediterraneo con alcune fondamentali basi, qualche deposito di bombe atomiche, anche se meno di un tempo. E una piattaforma fondamentale in particolare quando c'è da combattere qualche guerra nei Balcani, in Nord Africa, o nel Levante, gratis più o meno. Ecco, in un paese un po' più strutturato e quindi dotato di uno stato legittimato ed efficiente e soprattutto dotato anche di una idea di quello che vuole fare nella vita, che è quello che fondamentalmente ci manca, ma non perché non siamo capaci di pensare quello che vorremmo fare, perché non abbiamo le istituzioni strutturate e anche diciamo, costruite in maniera strategica per poter pensare quello che vogliamo. Risultato eh, nel sistema italiano che non è un sistema ogni potere va per conto suo e eh, quando noi ci lamentiamo per esempio delle acquisizioni straniere eh, tutto questo è perfettamente congruo alla nostra mancanza di istituzioni sufficientemente legittimate e forti. Pensiamo semplicemente alle grandi industrie pubbliche, quelle poche che ci rimangono e che vengono esposte eh, a takeover stranieri, non solo cinesi, pensiamo per esempio anche francesi, che ci dovrebbero in qualche modo preoccupare. Ecco, giochiamo in questo triangolo a partire dalla necessità di costruire delle strutture di emergenza parallele a quelle esistenti nello Stato, altrimenti semplicemente affondiamo tutti insieme, che non è una prospettiva allegra, e quindi in questo contesto siamo obbligati a ripensare la nostra posizione geopolitica e a utilizzare anche quegli strumenti tattici che sono necessari in questa fase di emergenza per poter guardare in faccia negli occhi paesi più potenti di noi ma che sarebbero molto meno potenti nei nostri confronti se trovassero un interlocutore credibile. Grazie Lucio, abbiamo tre minuti ancora, vorrei eh, da parte vostra eh, risposte telegrafiche. Eh, Lucio parlava di Stato, Dario, però c'è anche bisogno di una popolazione, no? tu su questo insisti molto, c'è bisogno probabilmente di un investimento anche nell'acculturamento nell della popolazione. Vuoi darci due pillole su questo? <ride> in un minuto e mezzo essenzialmente. Eh certo, è la sfida. Apprezzo <ride> la tua perfidia molto poco liturgica, visto il luogo in cui, in cui ci troviamo. Su questo in un minuto e mezzo effettivamente c'è poco da dire, però è evidente eh, quanto tu fai riferimento che il fattore umano nella, in qualsiasi questione, quindi anche nella traiettoria futura del nostro Paese, è semplicemente l'argomento più rilevante perché, come dice Lucio, la costruzione o in questo caso l'invenzione dello Stato italiano che al tempo della guerra fredda era surrogato dai partiti, oggi nemmeno da quelli, è centrale ma senza popolazione, senza non soltanto numericamente o per età anagrafica, ma anche soltanto... Come inclinazione, come visione della popolazione, tutto questo non è utile di per sé. Se volessimo cogliere uno degli aspetti positivi, certamente, il cosiddetto piano per la resilienza, e noi tra, tra l'acronimo tra le varie lettere anche questa, c'è lo sforzo demografico che questo presuppone, quindi un'apertura al sostegno delle nascite, eccetera, eccetera, che è certamente lodevole, visto che gli italiani vanno diminuendo al netto eh, e anche al, all'ordo degli immigrati, però allo stesso tempo bisognerebbe andare, noi sull'IMES ci occupiamo spesso, a toccare la cosiddetta pedagogia nazionale che inevitabilmente eh, va ad incidere in maniera quasi cruciale, ma potremmo togliere il quasi sulla nostra traiettoria. Oltre il minuto e mezzo immagino di esserci già andato e più di questo è difficile aggiungere, quindi lascio volentieri la parola. Stato, popolazione, Fabrizio, sud, mezzogiorno. Nel piano di Draghi, eh, tu l'hai anche anticipato in, un, in due numeri fa di Limes, c'è l'accento giusto sul mezzogiorno necessariamente da rilanciare? Beh, eh... Nelle intenzioni sì, poi chiaramente eh, il, il diavolo sta nei dettagli e in questo caso il dettaglio eh, sta nella capacità a, appunto di tradurre i progetti in realtà concrete e, e, e valide. E qui torniamo ai nodi per l'appunto di quello che Cassese chiamava nell'intervista del numero scorso l'amministrazione la, disaggregata di uno Stato arcipelago, definizione piuttosto vasta e non particolarmente ottimistica. Eh, però io credo che ci sia eh, e soprattutto c'è diciamo, quantomeno un'attenzione eh, già diversa. Eh, il, diciamo, qual è il, eh, la sfida? È quella di eh, come dire, eh, non dimenticarsi di quella parte d'Italia, non dimenticarsi del fatto che quella parte d'Italia è, sebbene possa non sembrare così, assolutamente non solo moralmente, ma proprio... Economicamente e geopoliticamente necessaria al funzionamento del resto d'Italia, ma non ricadere dall'altra parte diciamo, nei meccanismi, nelle mangiatoie insomma, delle, della cassa del Mezzogiorno dei suoi, dei suoi peggiori periodi. Quindi eh, è un programma piuttosto vasto, avrebbe detto il generale. Ma il problema è che se lo fallisci, magari non riesci, non riesci completamente, ma se lo fallisci completamente, a quel punto rischi di entrare nella categoria dello Stato fallito e diciamo francamente io insomma, per il mio futuro, ci quello, quello nostro, diciamo, quello dei miei figli e di tutto, insomma, francamente spererei di no. Bene, grazie. Eh, un vostro concittadino molto illustre, Giacomo Puccini, diceva la brevità gran pregio, atto primo della Bohème. Ringrazio i miei due colleghi per essere stati così concisi nel finale. Noi ci rivediamo alle 21, eh, orario in cui Lucio Caracciolo... Alle 19, scusate, alle 19, fra pochissimo. Eh, in cui Lucio Caracciolo dialogherà con Alessandro Barbero a proposito del, di, di Napoleone in Italia, in particolare a Luca. Grazie, tra poco. Buonasera a tutti, io sono Ilaria Genovesi, la presidente di Lumen, Lucca Monde Nazioni. Sarò breve perché devo fare solamente qualche ringraziamento e sono un po' emozionata, quindi sennò, cercherò di fare in fretta. Innanzitutto voglio ringraziare la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e il Presidente Marcello Bertocchini che ci ospitano qui oggi e che ci hanno aperto le porte della loro casa perché non era così scontato in questo periodo. E voglio ringraziare anche il Comune di Lucca e il Sindaco Alessandro Sambellini e l'Assessore alla Cultura Stefano Raggianti perché anche loro in questi mesi ci hanno dato un notevole sostegno, aiutandoci ad organizzare questo evento che doveva essere molto più grande, però comunque direi che è venuto molto bene. In più voglio fare dei ringraziamenti che penso siano dovuti alla Fondazione Banca del Monte, perché in questi mesi ci ha sostenuto notevolmente, creando quella che si può chiamare ad oggi un rapporto di amicizia. E se si parla di amicizia ci tengo particolarmente a ringraziare l'assessore Francesco Raspini che è stato la prima persona che ci ha sostenuto su Lucca come associazione e che è praticamente diventato ad oggi un consigliere importante per me, e per Pietro e per Stefano. E, in più vorrei ringraziare anche Lucca Crea che ci ha aiutato notevolmente nell'organizzazione di questo evento e in fondo diciamo, ha contribuito a un piccolo dono per i nostri relatori. E non era scontato tutto questo appoggio perché noi siamo un'associazione molto giovane, nata durante la pandemia, fondata da giovani fondamentalmente e non è così scontato eh, trovare un appoggio quando, si, quando siamo un'associazione fondata da... <ride> Non è così scontato ad oggi trovare appoggio mh, se si è molto giovani. Per questo ci tengo particolarmente a un ringraziamento anche alla città di Lucca perché onestamente non avrei pensato mai a un tale benvenuto. <ride> Grazie a tutti. Bene, buonasera. Sono Lucio Caracciolo di Limes. Alla mia destra, personaggio che non ha bisogno di presentazioni, lo storico Alessandro Barbero, che molto gentilmente ha accettato il nostro invito per parlare qui a Lucca, città che di Napoleone ha qualche memoria, appunto di Napoleone Bonaparte a 200 anni dal. Maggio, 5 maggio 1821 dalla sua morte nell'esilio di Sant'Elena. e Lo facciamo eh, nel contesto anche di un numero di limes, eh, quello che abbiamo appena finito di presentare, il Triangolo Si, in cui il rapporto storico, culturale e geopolitico tra Italia e Francia è particolarmente sottolineato. Infatti, come tutti sanno, Napoleone Bonaparte è stato il primo. Presidente della Repubblica Italiana tra il 1802 e il 1805, salvo poi farsi incoronare Re d'Italia e diventare quindi il nostro monarca, sia pure di una parte eh, limitata dell'Italia, tra eh, il 1805 e poi la disfatta finale e poi eh, l'esilio a Sant'Elena. Un personaggio estremamente controverso che ha legioni di ammiratori e altrettante legioni di denigratori. Noi proveremo, Alessandro Barbero soprattutto proverà a contestualizzarlo storicamente e naturalmente a considerarne l'eredità. Questo nostro dialogo, caro Alessandro, avviene esattamente 225 anni al giorno preciso dopo l'ingresso del generale Napoleone Bonaparte, generale del direttorio francese, qui a Milano, inteso come il, la città dominante nel nord Italia, eh, dove eh, scacciando l'Austriaco eh, appariva come il grande liberatore ed era questo il sentimento prevalente, ci dicono le cronache, nella popolazione milanese che appunto il... 5 maggio del 1796 eh, accoglie Napoleone Bonaparte, non ancora 27enne, nella eh, città lombarda. Eh, si discute molto ancora oggi sul senso della presenza e dell'impegno di Napoleone in Italia, l'imperatore che volle fare di Roma la seconda capitale dell'impero e che, non dobbiamo dimenticarlo, di origine era italiano, lui anzi diceva più precisamente io sono italiano o toscano più che corso, italiano o toscano più che corso anche eh, rimembrando le radici familiari eh, medievali, nella Firenze del 200 si hanno le prime tracce dei Buonaparte con la U e eh, sappiamo anche che uno dei suoi avi era stato un capofazione di Bellino. Eh, poi nel Cinquecento un suo antenato si trasferisce in Corsica, che allora era sotto ogni profilo un territorio legato all'Italia, un territorio italiano, e poco, poco dopo eh, la nascita di Napoleone, eh, quello che era stato già deciso con eh, L'avvento della Francia in Corsica diventa un dato di fatto permanente, tuttora vigente, e Napoleone infatti dirà, diciottenne, eh, sono nato quando la patria è morta. Eh, su questo sentimento di italianità e anche sul fatto che lui parlava italiano, eh, quando viene incoronato e dice, Dio me l'ha data e guai chi la tocca lo dice infatti in italiano, eh, si gioca anche tutta una polemica francese, eh, Napoleone oltre per le sue idee eh, politiche e per le sue gesta militari non sempre apprezzate da tutti i francesi, nei salotti dell'aristocrazia francese era sempre trattato come un personaggio un po' mh, così anfibio, eh, non perfettamente francese, eh, non solamente ripeto, per ragioni di carattere politico ma proprio per le sue origini. Ma questo ha un valore relativo oggi che dobbiamo inquadrare questa figura appunto in una città come Lucca che molto gli deve e quindi prego eh, Alessandro Barbero magari di spiegarci che cosa ha significato nel contesto della parabola non solo personale di Napoleone ma della sua geopolitica, eh, della sua idea di sé e della Repubblica prima dell'impero poi, eh, la campagna d'Italia in particolare la prima e eh, che cosa ha lasciato a noi? È stato un liberatore, è stato un conquistatore, è stato che cosa? È stato tante cose insieme, naturalmente, e tante cose diverse a seconda dei punti di vista e a seconda di come si collocavano i contemporanei nei suoi confronti. È stato tante cose, è stato tante cose anche nell'arco della sua vita. E su questo la prima cosa che mi sembra importante che ci chiariamo è questa. Eh, noi guardiamo al passato, in particolare noi che lo studiamo di mestiere, noi storici, ma tutti noi adesso che siamo qua a parlare di Napoleone. E noi siamo qua a parlare di Napoleone e sappiamo che lo stesso giovanotto che ha sbaragliato i piemontesi e gli austriaci durante la campagna d'Italia e ha costretto l'imperatore d'Austria a chiedere la pace e ha creato le repubbliche in Italia. E, e poi noi sappiamo che lo stesso giovanotto pochissimi anni dopo ha fatto il colpo di stato di Brumaio e ha abbattuto quel direttorio che invece serviva qualche anno prima e si è proclamato primo console poi sappiamo che si è proclamato imperatore che ha creato un sistema europeo e sappiamo che ha vinto grandi battaglie e che ha perso l'ultima e, e che come dire avendo cominciato la sua vita in un'isola e avendo fatto poi un intervallo toscano in un'altra isola, eh, l'ha conclusa in un'altra isola ancora, un personaggio gigantesco da tutti i punti di vista. Ma sapere come è andata a finire, ecco, è anche un danno per noi che lo guardiamo da oggi, perché noi non riusciamo più a vedere quello che vedevano gli italiani del 1796. Non era Napoleone, era il generale Buonaparte, per l'appunto. Eh, anche se devo dire la grafia buona parte o buona parte si dice sempre che lui alla fine preferisce buona parte perché è più facile da pronunciare per i francesi ma in realtà già nei documenti corsi della famiglia la grafia oscilla all'epoca non importava niente a nessuno dell'ortografia e quindi il nome si trovava scritto in entrambi i modi ma era un giovane generale alla testa delle armate della rivoluzione prima ancora di essere alle armate francesi erano le armate della rivoluzione. Poi passeranno gli anni e ci saranno popoli in Europa che decideranno che quelle non sono armate che portano la libertà e i diritti, sono armate straniere e contro di loro il popolo deve insorgere. Succederà così in Spagna, succederà così in Russia, succederà così in Germania. Ma nel 1796, certo, sono le armate francesi, però, miracolo, il loro generale parla italiano ed è venuto in Italia proclamando di portare la libertà all'Italia. È una bella cosa, dipende. Ci sono, come dire, giovani i quali cominciavano a patire dopo aver studiato la storia della grandezza dell'Italia nel passato e facendo il paragone con quello che era l'Italia in quel momento. Un'Italia di piccoli stati tirannici o addirittura di dinastie straniere, ecco. Ci sono giovani ai quali non sembra vero che stia succedendo questo. Ecco, noi dobbiamo anche tenere presente l'altro problema che noi abbiamo quando studiamo il passato. Sappiamo già che è successo tutto. Certo, la campagna d'Italia, tutte quelle vittorie, eh, arco, rivoli, e certo, eh, non ci stupiamo più. Invece noi dobbiamo conservare la capacità di stupirci, la capacità di vedere le cose come le vedevano loro. E allora, come le vedevano loro? Non tutti allo stesso modo, ma vi pare che in Italia possa succedere qualcosa di grandioso e che tutti gli italiani lo vedano allo stesso modo? Ma quando mai? Neanche negli altri paesi succederebbe, ma figuriamoci in Italia. Ecco. E allora, ecco, io credo che la maggioranza dei giovani... Nell'Italia di allora è, Standal ha colto benissimo quali erano i loro umori, i loro sentimenti quando ha inventato Fabrizio del Dongo nella Certosa di Parma. Per la maggior parte dei giovani, e ovviamente sto parlando dei giovani della classe dirigente, dei giovani che erano andati a scuola, dei giovani che sapevano leggere e scrivere, per la maggior parte di quei giovani... La rivoluzione è qualcosa di grandioso. A scuola i frati e i preti che gli insegnano gli dicono che invece è una cosa terribile la rivoluzione, una cosa diabolica, infernale, che i rivoluzionari sono la feccia e l'idea che questa cosa stia arrivando in Italia spaventa tantissimo, spaventa una gran parte del clero, spaventa tanti contadini i quali non hanno una visione del mondo molto più ampia di quello che il parroco gli può spiegare durante la predica. Spaventa nobili che temono di perdere i loro privilegi? Sì, ma in realtà la maggior parte dei nobili sono maturi per dire: purché il paese cambi, noi potremmo anche rinunciare ai nostri privilegi. Anche in Francia la rivoluzione l'hanno fatta i nobili, non solo i borghesi. Eh. Eh, Robespierre era nobile eh, e Napoleone è nobile per l'appunto. Allora, quello, la prima cosa da chiarire è questa: per l'Italia è un avvenimento folgorante, sconvolgente, spaventoso per molti, grandioso per moltissimi altri. Noi poi non siamo tenuti a schierarci da una parte o dall'altra, eh? però col senno di poi sappiamo che la storia d'Italia è andata più nella direzione di quelli che, come dire, hanno accolto le armate francesi come dei liberatori. E, e invece quelli che hanno cercato di impedire che i francesi arrivassero e con loro la liberté, e l'egalità hanno poi cercato di impedire anche l'Italia unita e la, liber, e la libera Chiesa in libero Stato, e, e insomma erano dalla parte. Si trema sempre un po' a dire queste cose, ma in fondo, dopo secoli, lo possiamo dire: c'era chi stava dalla parte giusta della storia e chi stava dalla parte sbagliata della storia nel senso che la storia è poi è andata in una certa direzione e nell'insieme noi che veniamo dopo siamo contenti che sia andata in quella direzione. Siamo contenti di vivere in un paese dove gli ebrei o i protestanti non sono gente senza diritti, ma dove i diritti sono uguali per tutti. Siamo contenti di vivere in un paese dove sono arrivate la libertà di stampa e, e la democrazia parlamentare e così via. Ora tutte queste cose non le ha portate tutte insieme immediatamente l'Armée d'Italie. Ecco, ma quelli che combattevano contro l'armée d'Italie hanno poi combattuto anche contro tutte queste cose, che invece hanno vinto e ci sono state. Dopodiché, dopodiché, naturalmente, nulla è senza macchie, nulla è senza contraddizioni. E quando noi vediamo appunto dei contadini che, spinti dai loro preti, si ribellano sono gli stessi contadini che al sud, nel regno di Napoli, arriveranno fino a Milano, condotti dal cardinale Ruffo, e lì trucideranno i patrioti della rivoluzione napoletana. E quegli stessi contadini si ribellano anche in Piemonte, anche in Lombardia, anche in Veneto. E sanno cosa stanno facendo? Forse sì. Allora loro hanno spiegato che quelli sono stranieri, che è la cosa più importante. E quei contadini vengono repressi e fucilati. E a noi, che poi abbiamo visto il Novecento. Veder succedere quelle cose già, già alla fine del Settecento un po' di brivido lo mette naturalmente. E ci aiuta a capire che non è che appunto noi possiamo dire mi schiero da quella parte o da quell'altra senza sé, senza ma. No, no, ogni cosa, ogni cosa è complessa. Però, però le forze migliori dell'Italia di allora hanno accolto l'arrivo di Bonaparte a Milano come l'annuncio. Di un mondo nuovo che si stava manifestando in un paese che ne aveva un gran bisogno. No? Ecco. E, poi, e poi però noi dobbiamo anche chiederci cosa è stato tutto questo per lui. Perché sarebbe molto bello se quando lui parlava in italiano a Milano eh, noi potessimo dire: perché in fondo si sentiva ancora italiano e all'Italia ci teneva. Io non credo che questo si possa dire più di tanto. Eh. In altre parole, noi dobbiamo distinguere ciò che Napoleone ha rappresentato agli occhi della gente e ciò che di fatto lui e le forze che lo sostenevano hanno realizzato, dobbiamo distinguere da una valutazione di lui come uomo. Che potremmo anche dire al limite ci importa fino a un certo punto, se non fosse che è Napoleone e quindi magari invece ci importa effettivamente. E, e su lui come uomo bisogna dirlo, lui ovviamente è, è un ambizioso, è un arrivista, è uno che pensa a costruire la propria carriera e la propria immagine senza scrupoli. E lui, e lui non vuole essere italiano, in realtà. Può essere una cosa utile per gli italiani, ecco. Ma lui, lui vuole essere un francese tutta la sua carriera è costruita sulla Francia e allora, e allora lui incarna questa grande contraddizione della rivoluzione francese che, che, si che continua durante l'impero. Ecco, l'impero, ne parleremo, cambia tante cose rispetto alla rivoluzione, in alcuni casi torna proprio indietro, in altri invece prosegue la spinta della rivoluzione, ma... In particolare rimane sempre vittima di questa contraddizione. Da un lato un ideale di libertà, di eguaglianza per tutti i popoli, tutti i popoli fratelli, un'Europa dei popoli fratelli. Però uno dei popoli fratelli è il fratello maggiore e conta più degli altri. E questo Napoleone lo dice proprio espressamente, quando negli anni dovrà appunto fare i conti con chi a suo nome governa il Regno d'Italia. Con Eugenio, il viceré, ecco, Napoleone sarà spietato nel dire l'Italia deve tutto alla Grande Nation e quindi deve ripagarla. Deve venire a rimorchio gli interessi della Grande Nation della Francia vengono prima di quelli dell'Italia. E, e questo lo farà come dire, in tutti gli ambiti, anche in quello economico. Anche, nel campo, diciamo, anche in quei territori sempre più vasti, si arriverà anche alla Toscana, che vengono annessi direttamente alla Francia, però le nuove province italiane saranno sacrificate e per sostenere la seta di Lione si rovinerà la seta piemontese, lombarda, non importa. Ecco. In piccolo succede anche in Italia quello che succederà in modo molto più drammatico appunto in Spagna, in Germania, in Russia. Dove la contraddizione esploderà perché, mentre tanti sono felici di vedere arrivare la libertà e l'egalità e lo Stato moderno, l'amministrazione efficiente, i diritti uguali, l'uguaglianza davanti alla legge e così via, però il fatto che queste cose siano portate da baionette straniere a un certo punto si rivela intollerabile. L'Italia fa in parte eccezione nel senso che una storia di opposizioni, di insurrezioni, di delusioni ovviamente c'è, ma niente di paragonabile a quello che succede in altri paesi. In Italia la delusione è forte e tuttavia Napoleone rimane l'unica alternativa. Pensiamo a Foscolo, Foscolo che è entusiasta di Bonaparte liberatore e scrive l'ode a Bonaparte liberatore e poi, e poi però... Quando c'è il Trattato di Campoformio e Venezia regalata all'Austria, la delusione è immensa e Foscolo pubblica delle pagine amarissime sul fatto che non si può far sventolare la libertà davanti al naso di un popolo e poi riportargliela via. Fa suicidare Jacopo Ortis per una delusione che sarà anche amorosa, ma in realtà quello che vuole esprimere è la tragedia di quei giovani che in Napoleone hanno creduto e che adesso sono delusi. Sì, sono delusi. Però poi Foscolo sarà un ufficiale dell'esercito del Regno d'Italia e parteciperà alle campagne della grande armata e nessuno lo obbligava. Il fatto è che dovendo scegliere sei deluso, hai constatato i limiti, hai visto che ci sono tante cose che, che speravi e che non arriveranno. Ma comunque quella parte lì è meglio dell'altra per un giovane italiano che spera che il suo paese rinasca, ecco. E questa cosa rimarrà fino alla fine. In Italia non ci sarà una guerra di popolo per cacciare i francesi, come c'è negli altri paesi che ho citato. Ecco. E, e in Italia non c'è da nessuna parte una via Waterloo. In nessuna città italiana c'è via Waterloo. E, e in lingua italiana una Waterloo vuol dire un disastro, una catastrofe. E, mentre in Inghilterra è un nome no, che squilla vittoria. Noi la vediamo dal punto di vista di Napoleone. Quindi, per chiudere, appunto, secondo me, Napoleone è stato più importante per l'Italia di quanto non sia stata l'Italia per Napoleone. Per Napoleone l'Italia è stato un pezzo del suo mosaico di potere un pezzo dove lui poteva giocare questo gioco spudorato di passare per italiano e di parlare italiano, cosa che però a Parigi non avrebbe mai fatto, ecco. Eh, ma per l'Italia quell'esperienza, è stata un'esperienza da cui il paese è uscito cambiato per sempre. Anche se nel 1814 i Savoia e i Borboni tornando nelle loro capitali hanno creduto di poterlo riportare indietro. Non ci è voluto molto tempo perché capissero che si erano sbagliati. Già nel 20 e nel 21 i giovani ufficiali, alcuni dei quali avevano fatto in tempo a servire sotto Napoleone, hanno fatto capire ai loro re che il paese non poteva tornare indietro. Sì, eh... Tu dici ha portato l'ideale della rivoluzione francese. Vorrei introdurre un bemolle su questo, nel senso che eh, appunto lui arriva nel maggio del 1796 come generale del direttorio, apro e chiudo parentesi come generale di se stesso perché lui cercava di sfuggire e sfuggiva di fatto alle direttive del direttorio quando non andavano esattamente nel senso che lui desiderava. Quindi ha avuto sempre una certa latitudine di interpretazione degli ordini, ma soprattutto. Tra il 93 e il 96 gli ideali della rivoluzione francese avevano subito qualche colpo, insomma c'era stato il termidoro di mezzo e quindi c'è questo paradosso. Da una parte eh, c'è la borghesia illuminata, l'aristocrazia eh, più colta e progressista di Milano, che vede in lui appunto il portatore dei valori della libertà, della rivoluzione, dell'eguaglianza e quant'altro, della fraternità. Dall'altra, lui era diciamo, anche un figlio del Termidoro, quindi diciamo, non era esattamente uno scatenato giacobino, non era un radicale, non era un estremista, non era un babuvista: eh, insomma, eh, lui si appoggia a Milano non a caso su personaggi come Mel Sideril piuttosto che Serbelloni, eccetera, che rappresentavano, noi potremmo dire, da queste parti una specie di centrosinistra, insomma. Eh, quindi, c'è questa, eh, diciamo, questa discrasia temporale tra una borghesia e una classe proto-risorgimentale italiana che si nutriva dell'ideale giacobino e degli ideali rivoluzionari dell'89, che si vede arrivare questo generale che poi chiama Repubblica Italiana quello che è di fatto un protettorato francese in termini geopolitici, come tu giustamente ricordavi. E qui introdurrei il secondo elemento, eh, parte nella conversazione precedente, l'abbiamo già toccato, e cioè che insomma, può piacere o non può piacere, ma eh, Napoleone porta lo Stato in Italia, porta una costruzione statuale che ha una sua struttura culturale, ha i suoi codici, ha insomma un lascito che va anche molto al di là di quelle strutture statuali relativamente effimere ma che, che ha creato ma che poi serviranno da modello in qualche misura anche per, eh, per lo Stato italiano unitario che lui nei suoi momenti più deliranti immaginava di poter federare in un impero europeo. Ecco, che cosa vuol dire lo Stato napoleonico in quella fase storica? Che cosa ci ha lasciato oppure non ci ha lasciato quell'esperienza dal punto di vista della nostra cultura statuale? Diciamo che è un'esperienza che è stranamente poco parte della nostra memoria nazionale, direi soprattutto per il fatto che alla fine è stato riconosciuto che si trattava di, di stati, sia la Repubblica, sia poi il Regno, subalterni a una potenza straniera e quindi non sono entrati, diciamo così, poi per esempio nel grande dibattito risorgimentale sulle origini della nazione italiana e della statualità italiana. Voglio dire, nel Medioevo, ma nel Medioevo più lontano, nel X secolo, c'erano dei re d'Italia. Ci sono stati dei momenti in cui il regno italico riusciva a staccarsi dall'autorità degli imperatori tedeschi e ad avere una sua indipendenza statale. L'ultimo di quei re, Arduino di Vrea, vive all'inizio dell'Indicesimo secolo. Durante il Risorgimento, questi personaggi vengono riscoperti. Io giurerei che Arduino di Ivrea se ci pensate bene nei vostri ricordi scolastici da qualche parte affiora, sono stati riscoperti perché diammi l'idea che nel Medioevo c'era stati dei re d'Italia, ora c'era stato un re d'Italia anche 50 anni prima per l'appunto, Napoleone che scriveva sui suoi marenghi d'oro Dio salvi l'Italia ecco. Però non mi pare che sia stato riscoperto nel momento in cui si creava una mitologia nazionale, per l'appunto. No? Quindi in questo senso è un'esperienza in gran parte dimenticata quando è stata costruita la grande storia dell'Italia unita. È stata dimenticata anche l'esperienza militare. L'esercito del Regno Italico ha partecipato alle, cam alle campagne di Napoleone per anni, coprendosi di gloria, ha partecipato alla campagna di Russia. C'è una grande battaglia durante la ritirata di Russia, la battaglia di Malayaroslaviez, dove i francesi in ritirata riescono a passare perché le forze dell'avanguardia sfondano i russi che cercavano di bloccarli e quell'avanguardia era il corpo italiano. Ma chi se le ricorda queste cose? Non si è voluto in nessun modo dare uno spazio a questa storia. Quando è stata creata un'Italia unita, che invece doveva essere come dire tutta legata alla storia dei Savoia. Dovevano essere i Savoia che nei secoli avevano pian piano costruito l'Italia, i Savoia che, secondo la storiografia sabaudista naturalmente, cortigiana, già dal Medioevo sognavano di unificare l'Italia. Non c'era spazio per l'esperienza napoleonica in questa mitologia nazionale. Dopodiché, noi possiamo andare a vedere che cosa ha invece concretamente lasciato, no? Beh, vi faccio un esempio. Eh, noi in Italia abbiamo dei corpi di cui si sa da sempre che sono stati fondati a un certo momento e di cui si celebrano gli anniversari, no? C'è il centenario della fondazione del Corpo degli Alpini, eh, la fondazione dei Bersaglieri da parte di Alessandro La Marmora, la nascita dei carabinieri. I carabinieri nascono alla restaurazione. Con i Quando i Savoia ritornano in Piemonte e riprendono il potere, una delle prime cose che fanno è creare il corpo dei carabinieri, che già allora come adesso è concepito come un corpo di polizia presente sul territorio, che presidia il territorio. Perché Vittorio Emanuele I, appena tornato a Torino, crea il corpo dei carabinieri? perché se ne, sono se ne è andato il corpo dei gendarmi che Napoleone aveva diffuso su tutto il territorio del suo impero e quindi anche nell'Italia del nord-ovest annessa alla Francia, il corpo dei gendarmi che era una forma, di una forma e una forza di polizia appunto di tipo nuovo, che non esisteva in nessun modo sotto l'antico regime, capillarmente distribuito sul territorio. E che si era rivelato indispensabile per il funzionamento del nuovo Stato. Oggi si parla molto di briganti. Nel Settecento il Piemonte era pieno di briganti: eh, i luoghi dove adesso si producono vini costosissimi, e americani e tedeschi comprano ville, le langhe, era un territorio dove tutti avevano l'archibugio e dove le bande spadroneggiavano. Era pieno di briganti. Fin quando, fin quando il Piemonte non viene annesso alla Francia e viene esteso al territorio piemontese la presenza del corpo dei, della Gendarmeria. La presenza della gendarmeria sul territorio elimina per sempre la presenza dei briganti. E, è e il re Vittorio quando torna ovviamente la gendarmeria se n'è andata insieme con tutta l'amministrazione francese con l'uso della lingua francese negli uffici e nella corrispondenza ufficiale che tutti avevano sempre odiato in Piemonte che ovviamente è un paese italiano dove nessuno sapeva il francese tranne pochi aristocratici se ne vanno eh, se ne vanno le amministrazioni con il maire eh, ecco si torna indietro in tante cose ma in tante altre non si torna indietro la restaurazione che pure viene fatta appunto nel Piemonte Sabaudo con estrema ottusità in molti ambiti ma in altri ambiti non può tornare indietro i carabinieri sono proprio diciamo, l'esempio plateale per cui non, non gli diamo lo stesso nome li chiamiamo in un altro modo ma quella cosa lì che hanno portato i francesi ce la teniamo ecco e... E in realtà poi diciamo che nel, nel, nella vita politica italiana l'esperienza francese rimarrà radicata nel senso che il modello sarà quello. In Francia la rivoluzione ha introdotto e Napoleone ha consolidato un regime amministrativo ipercentralista, ipercentralista, burocratico con una rete diciamo, di trasmissione molto strutturata sul territorio, i prefetti, i sottoprefetti, i ministeri nella capitale che controllano tutto, danno ordini a tutti e ricevono continuamente rapporti e leggi uguali per tutti, sistemi di misura uguali per tutti. Una, ecco, questa cosa, questa cosa rimane... Io non, so, non sono uno studioso di queste cose, eh. non so se si tratti di una cosa consapevole o su cui ci sia stato un grosso dibattito, ma di fatto, fatto l'amministrazione dei Savoia erediterà e conserverà in pieno questa idea centralista, unificata al massimo, gerarchica, piramidale dell'amministrazione e la imporrà all'Italia unita. Al momento dell'unificazione invece non c'è bisogno di essere uno studioso per saperlo, lì il dibattito c'è stato, c'è stato e come. E perché dobbiamo estendere le stesse leggi piemontesi oltretutto a tutti quanti, quando per esempio sotto molti aspetti il codice napoletano è migliore di quello piemontese? Perché comunque bisogna unificare e, e l'Italia nasce come un paese appunto fortemente centralista, con la sua rete di prefetti, lì neanche il nome viene cambiato, no? ecco che rispondono al governo e quando ce n'è bisogno, come succederà sotto Giolitti, come dire, truccano anche un po' le elezioni. Sono cose che succedevano già al tempo dei plebisciti napoleonici e continuano a succedere. Quindi io direi su questo che possiamo dire che in buona sostanza eh, io adesso ho sottolineato di più un aspetto che si presta anche alla critica, naturalmente. Perché appunto l'idea dello Stato centralista anziché federale, già allora, già al momento dell'unità d'Italia, è, è stata discussa e ha lasciato molti insoddisfatti, non c'è dubbio. Però, al di là di questo, è comunque un modello di Stato moderno. E il modello l'ha portato, portato la Romè d'Italia, l'ha portato la rivoluzione e, e poi l'ha consolidato, consolidato Napoleone, insomma. Non so se in sala c'è il prefetto di Lucca, ma comunque eh, credo che mh, sappiamo tutti che uno dei compiti diciamo, non ufficiali quelli dei prefetti è quello di quando c'è un'elezione c'è un risultato incerto di farlo pesare da una parte o dall'altra. Non l'ha inventato Napoleone, è sempre stato così in tutti i regimi. Eh, un aspetto che mi pare interessante sottolineare di quello che tu dicevi è il paradosso per cui un piccolo ducato di passo, come era la Savoia, su cui tu hai scritto un libro giovanile, se non ricordo male, eh, in cui la classe dirigente, la famiglia... In qualche modo dominante, parlava francese, non esattamente esperta di italiano, e quando poi i Savoia diventano re d'Italia lo diventano in una forma peculiare, cioè in modo dinastico: cioè è la Sardegna che si allarga da un punto di vista savoiardo e poi diventa regno d'Italia, infatti, Vittorio Emanuele II e non I, quindi si mantiene la numerazione savoiarda e così via. Ciò detto, eh, credo che bisogna anche ricordare un aspetto che nelle commemorazioni napoleoniche di questi tempi, in, soprattutto in chi eh, non ama Napoleone, viene spesso ricordato. Ho detto del 1802, cioè della nascita della Repubblica, Napoleone primo presidente, su questo, fra l'altro, nel volume di Limes che abbiamo appena pubblicato c'è un bell'articolo di Marco Magnani e c'è anche una carta di Laura Canali che rappresenta fisicamente questa Repubblica nord-italiana, che si chiamava appunto Repubblica Italiana, eh, dicevo eh, nasce questa, questa Repubblica e in qualche modo proprio per una curiosa coincidenza cronologica nel 1802 Napoleone Bonaparte ristabilisce la schiavitù, quella che era stata abolita dalla Convenzione nel 1794 e su questo una pioggia di polemiche. E di accuse allo schiavista, eccetera. Eh, questo sappiamo che a quell'epoca diciamo, non è che fossero tutti eh, particolarmente antirazzisti e liberali, eh, anche i padri fondatori degli Stati Uniti d'America, tanto per citare il caso più clamoroso, qualche dimistichezza con lo schiavismo ce l'avevano. Ma quello che colpisce oggi è questa incapacità di leggere la storia nel contesto. Cioè, immaginare che si possa trasferire il presente sul passato e quindi giudicare il passato sulle categorie del presente, che quanto di meno storico o meglio di perfettamente antistorico uno possa concepire. Questo per ragioni di pura polemica o di puro esibizionismo. Ecco, io avendo a che fare anche con dei manuali scolastici di mio figlio, in cui, per esempio, si parla di Caracalla e lo si associa al dibattito sullo Jussoli, mi preoccupo. Cioè che tipo di approccio alla storia sta maturando, non solamente in questo paese, anche in paesi molto più importanti del nostro, penso agli Stati Uniti d'America, cioè alla incapacità di considerare appunto, che i personaggi vivono in un periodo, in un contesto storico e culturale e non vivono nel tempo nostro e che quindi non possiamo giudicarli con i parametri nostri, o sbaglio. Qui c'è un problema di base del nostro rapporto con la storia, del nostro, dico da, da sempre eh, in realtà, eh, della nostra civiltà, ma forse anche dell'umanità, ma non voglio allargarmi troppo. Certamente da noi eh, c'è sempre stata questa confusione. I grandi avvenimenti storici, i grandi uomini... Li dobbiamo ricordare perché sapere quello che è successo allora e sapere quello che hanno fatto ci aiuta a capire com'è nato il nostro mondo. O li dobbiamo celebrare perché sono stati dei grandi e per noi sono un modello. Voi capite, se noi fossimo stati capaci sempre, noi, i nostri antenati, tutti quelli che hanno tirato su delle statue a qualcuno. Se avessimo sempre avuto la lucidità di dire: noi facciamo una statua a quel personaggio perché indubbiamente ha rappresentato una svolta nella storia, ha spinto il mondo un po' più nella direzione in cui ci troviamo adesso. Vale la pena di ricordarlo. Basta, fine. Ma invece automaticamente noi abbiamo sempre dato per, si è sempre dato per scontato che quando fai una statua o un personaggio è perché quello è un granduomo. E a scuola devi dire ai ragazzini: prendete esempio da lui. Ecco. Eh, tutti i padri, no? a cui, appunto, i padri fondatori, i padri pellegrini, i padri della. Ecco, tutti i padri. Allora, quando scopri che un padre ha fatto anche qualcosa che a te invece dà fastidio, e Non te l'immaginavi, non te l'aveva detto nessuno. E, e ci rimani male. Allora la tentazione, ovviamente, è di dire: Ma allora non ti voglio più, non ti voglio più come padre. Questo, secondo me, è una tentazione. Diciamo così: adesso ci stiamo un po' allontanando da Napoleone. Poi possiamo ancora parlare di come Napoleone è stato, come dire, amato e odiato per i motivi più opposti, in realtà. Ma fermandoci a questo discorso un po' più generale, io credo, io credo che si possa dire. Non si può dire niente di sicuro, eh? perché io stesso discuto di queste cose con persone care e trovo spesso persone care che hanno idee diverse dalle mie. A me personalmente sembra che bisognerebbe appunto mettersi d'accordo sul fatto che quando abbiamo tirato su un monumento a Cristoforo Colombo eh, lo abbiamo fatto perché Cristoforo Colombo ha cambiato il mondo e il nostro mondo viene da lui. E dopodiché non c'è nessuna cosa sgradevole che possiamo pensare di Colombo che giustifichi il fatto di tirare giù quella statua. Questa però è la mia opinione. Eh. C'è anche chi dice: no, ogni generazione ha diritto di scegliersi le sue statue e i suoi personaggi, perché non puoi, se c'è la statua, non puoi eliminare il fatto che è anche in qualche modo additato a modelli. La cosa curiosa nel caso di Napoleone è che noi oggi appunto lo critichiamo e magari abbiamo addirittura voglia di non parlare più di lui, di non celebrarlo, di demolire la sua immagine per cose di cui alla sua epoca non importava niente a nessuno in Europa, fra le classi dirigenti e colte europee. Mentre per mille altri motivi c'era chi pensava che Napoleone fosse un mostro, non semplicemente un personaggio negativo, un nemico, ma proprio un mostro. Se voi andate a vedere, ed è un esercizio molto interessante, cercare in internet le stampe satiriche inglesi dell'epoca di Napoleone. Napoleone era figurato in modi ripugnanti, un nanerottolo sanguinario che balla fra i cadaveri, che impugna coltellacci sanguinanti. Napoleone era considerato da alcuni un grande, da altri un mostro. E la cosa straordinaria è che, come dire... Non c'era una logica sola, ma c'erano due logiche contrapposte in questo. Mi spiego, l'ho detto in modo un po' complicato. Eh, mi spiego con un esempio. Napoleone, primo console, comincia a subire degli attentati. In particolare ce n'è uno terribile la vigilia di Natale dell'anno 1800, che è passato alla storia come la macchina infernale. È la vigilia di Natale, Napoleone deve andare all'Opéra eh, con Giuseppina. Eh, Giuseppina non è ancora pronta, Napoleone parte prima, impaziente, in carrozza, mentre la carrozza attraversa una viuzza stretta che oggi non esiste più, la rue Nichese. Si sapeva che l'itinerario era quello. Nella rue Nichese un po' di tempo prima è arrivato un tizio con un carretto, si è fermato lì, poi ha chiamato una bambina, una mendicante, le ha detto guarda ti do un soldo, tu resta qua vicino al carretto, sta attenta che nessuno lo tocchi. La bambina è rimasta lì. Arrivava gente perché si sapeva che doveva passare il primo console, arrivava gente per vederlo passare. È passato, un attimo dopo il carretto è esploso, era carico di esplosivo, ha falciato decine di persone. Napoleone è furioso, è convinto. Che sono stati i giacobini a mettere la bomba, cioè i rivoluzionari. Tu dicevi prima giustamente, Napoleone, che pure è stato un giacobino e ha cominciato a fare carriera sotto i Robespierre, grazie all'amicizia del fratello di Robespierre, però poi dopo Termidoro si è adattato rapidamente al nuovo sistema. Napoleone non è mai stato un ideologo, ha sempre navigato a vista, ecco, e sa benissimo di aver, come dire, Fermato certi aspetti della rivoluzione, riportato indietro la Francia sotto certi aspetti, l'Ottocento non mi ricordo più, forse non ha ancora fatto il concordato con la Chiesa. Ma si sa che quella è la linea, la tendenza. E Napoleone sente che i vecchi rivoluzionari puri e duri, gli estremisti, i terroristi, lo odiano e fa capire rapidamente che lui è sicuro che sono i giacobini che hanno fatto questo attentato, e Fouché, il capo della polizia, glieli trova immediatamente, dopodiché vengono processati e ghigliottinati. Dopodiché Fouché continua a indagare e abbastanza presto scopre che invece sono stati i monarchici, cioè mentre i giacobini, secondo Napoleone, lo odiavano per aver tradito la rivoluzione, la realtà è che l'attentato lo fanno i monarchici che odiano Napoleone come simbolo della rivoluzione. È questa idea dei suoi nemici che fanno fatica a distinguere. A noi sembra così chiaro che Napoleone è tornato indietro su tante cose, no? Ma quando Napoleone attraversa l'Austria e la Germania nel 1805, diretto verso il campo di battaglia di Austerlitz, ci sono testimonianze di, di persone che dicono è l'Apocalisse. Robespierre a cavallo attraversa la Germania. Ecco, non per tanti, tutta quella che a noi sembra l'enorme differenza fra Robespierre e Napoleone non conta niente, perché comunque in un mondo ideologicamente spaccato, per i nemici della rivoluzione, lui è ancora un rivoluzionario. E invece, per i rivoluzionari estremisti, lui è il traditore. Ecco. Avevano dunque tanti motivi per amarlo o per odiarlo. E, e io non credo che ci sia stato nessun particolare dibattito nel momento in cui gli interessi dei piantatori di Haiti, di Santo Domingo, hanno spinto perché, perché questa repubblica creata dagli schiavi fosse soppressa e perché si tornasse al, al, al vecchio sistema, insomma, ecco, ovviamente delle voci che riflettevano criticamente sulla schiavitù, c'erano già nell'Europa del Settecento, c'erano già delle leggi che mettevano dei limiti, c'erano già stati i processi in Inghilterra e in Scozia quando arrivava un piantatore dalle colonie e si portava dietro lo schiavo nero e, e, e le associazioni per l'abolizione della schiavitù in, contattavano lo schiavo nero e lo convincevano a far causa al padrone perché secondo la legge britannica... Nessuno può essere schiavo sul suolo britannico. Non è che il problema non si ponesse, però la nettissima sensazione è che rispetto all'enorme importanza anche emotiva che noi oggi diamo a questi problemi, ecco, nel dibattito di allora le cose che dominavano erano ben altre. Ecco. Dopodiché, appunto, hanno ragione i miei amici che dicono: ogni epoca ha diritto di scegliersi i suoi esempi e se per noi una delle cose attraverso cui vogliamo leggere la storia è il problema della schiavitù, della supremazia bianca, e allora certo, allora certo di Napoleone non sappiamo più cosa farci, mm. neanche naturalmente del Marco Aurelio, che a questo punto toglieremo dal Campidoglio, perché Marco Aurelio è stato imperatore di un impero schiavista, e, no, ecco, non parliamo di Giulio Cesare, di Cicerone e così via, cioè vedete come è facile arrivare all'assurdo con queste cose. Però una cosa la stiamo imparando, e cioè che appunto celebrare, celebrare un anniversario, come stiamo facendo noi adesso, non può mai essere creare delle manifestazioni per dire che granduomo è stato e quanto gli dobbiamo. Celebrare, perché la parola va bene, celebriamo un anniversario, celebriamo un grande personaggio, di cui noi adesso ci sembra di dire qualcosa di nuovo, ma ha già detto tutto Manzoni. Ha già detto tutto Manzoni dicendo... C'era chi lo adorava, c'era chi lo odiava. È stato l'arbitro di un mondo spaccato, due secoli l'un contro l'altro armato. È stato idolatrato e adulato vergognosamente quando era al potere e poi gli hanno sputato tutti addosso quando è caduto. Io, dice Manzoni, non ho fatto né una cosa né l'altra. Però una cosa la so, che è stato un uomo enorme per quello che ha rappresentato, non per chi era lui. Poi alla fine Manzoni però si sbilancia anche, eh. ehm, non è andato all'inferno Napoleone, Dio comunque lo ha salvato. E il che vuol dire che per uno che appunto era uno di quei ragazzini che erano bambini quando è scoppiata la rivoluzione e chissà cosa si sentivano dire nelle scuole dove andavano dai buoni padri a Milano, ecco, e poi sono, hanno, hanno, hanno potuto vivere. Nell'Italia e nella Francia di Napoleone. Manzoni ha vissuto cinque anni nella Parigi di Napoleone, come sapete, e poi l'hanno visto crollare e hanno avuto modo di soppesare appunto il bene e il male. Eh, le adulazioni, le critiche, gli insulti. Alla fine Manzoni dice: Dio ha creato un uomo così grande, Dio certamente alla fine lo ha salvato. Ecco. Eh, e questo vuol dire qualcosa secondo me. Forse possiamo salvarlo anche noi, sapendo che appunto ha commesso enormi errori, ha fatto tante cose che a noi non piacciono, ma è uno dei momenti, diciamo, che non si possono aggirare della nostra storia passata. Guai se dovessimo dire siccome ha fatto delle cose che non ci piacciono, allora parliamo meno di lui, parliamo nel meno possibile, censuriamolo, ecco, questo sarebbe secondo me uno sbaglio. Mi viene, in mente... Mi viene in mente, adesso dobbiamo avviarci alla conclusione, che forse l'atto più importante che fece il primo Presidente della Repubblica italiana fu la cessione della Louisiana. Che avvenne nel 1803, io ricordo, era in America in quel periodo, e mi ha colpito l'inconsapevolezza nel dibattito pubblico americano del ruolo fondamentale che Napoleone ebbe nella grandezza degli Stati Uniti d'America, un ruolo, da quello che abbiamo appena finito di ascoltare, probabilmente superiore a quello che ha avuto nella costruzione dello Stato italiano, fatta ogni differenza di potenza fra questi paesi. Insomma, è stato, un, diciamo, molto Molto più importante fuori dalla Francia, forse anche, che non nella Francia stessa. E infatti anche il modo un po' ambiguo eh, e soft con cui è stato ricordato in questi giorni in Francia, con un misto di ammirazione, eh, Macron che fa un grande discorso e conclude dicendo il sole di Austerlitz brilla ancora, però dall'altra parte tutta. Una intellettualità di sinistra, chiamiamoli così, che lo, lo presenta appunto come un retrogrado schiavista e quant'altro, insomma è un personaggio ancora contestato. Però c'è un punto che non riguarda la persona di Napoleone, ma che riguarda la Francia. E cioè, eh, noi forse non siamo abbastanza consapevoli, ammesso che di qualcosa lo siamo, dell'importanza che la Francia ha avuto nella costruzione di questo paese. Qualcosa che abbiamo sempre un po' rimosso, tu dicevi prima la nostra classe dirigente risorgimentale non aveva un particolare sentimento in questo primo grande romantico francese, va bene, però anche eh, successivamente eh, non è così, cioè per esempio il ruolo di un altro Napoleone, perché in Francia si dice sempre Napoleone I, non si dice Napoleone, Napoleone I e Napoleone III sappiamo che il secondo fece una fine piuttosto rapida e sfortunata. Ecco, Quando nel 1959 il generale De Gaulle fece una grandiosa visita in Italia con un enorme successo di pubblico, ehm, era il, mi pare il giugno del 1959, lui va a Milano, c'è una messa celebrata dall'allora arcivescovo Montini. E poi alla fine di questa messa un gruppo di donatori di sangue lombardi si avvicina al presidente francese e gli dona un'ampolla, non l'ampolla del Po, ma un'ampolla con sangue lombardo in memoria del sacrificio francese sui campi di Marengo e, e di Solferino. Ecco, eh, questi sono atti che oggi sembrerebbero impossibili. Eh, ma che vengono recuperati oggi da una certa eh, retorica francese, in misura molto minore anche italiana, nel momento in cui, come dicevamo prima nella conversazione precedente, Italia e Francia trovano un allineamento eh, geopolitico eh, e di politica economica e fiscale particolare che dovrebbe essere addirittura sigillato da un trattato bilaterale franco-italiano, il trattato del Quirinale. Ecco, questa scarsa consapevolezza del eh, ruolo storico che il rapporto con la Francia ha avuto per il nostro paese, per te che poi provieni da una regione confinante, eh, come lo spieghi? Ma io credo che si possa spiegare col fatto che noi come dire, veniamo da una lunghissima esperienza di celebrazione dello Stato nazionale come l'unica forma compiuta no, di vita associata e, e lo Stato nazionale per definizione non può essere debitore di qualcun altro. Eh, noi oggi viviamo in un'epoca in cui non è affatto chiaro se lo Stato nazionale fosse eh, un ferro vecchio che è bene imparare a superare. Eh, se, e anche in questo caso non siamo così sicuri che si sia provato nel modo giusto a farlo, ma certamente diciamo, è il grande problema, il grande dibattito che ci aspetta questo, ma fino a qualche decennio fa il discorso non era quello. La vita si svolgeva interamente all'interno dei confini nazionali. L'identità, qualunque cosa possa voler dire questa parola, che vuol dire tante cose, come sapete, però era un'identità legata appunto a una grande narrazione. Gli storici usano questa espressione: no? la grande narrazione con cui, specialmente nell'Ottocento, ogni popolo ha deciso che cos'era che bisognava raccontare per far capire alla gente di, far, di costituire una nazione, no? E allora per i serbi è la battaglia di kosovo polie supponiamo, ecco, eh, per gli inglesi è il 1066, la conquista normanna e poi, e poi però il Parlamento, la rivoluzione inglese, ecco, per noi, per noi è stato, come dire... I Comuni medievali, Legnano, la vittoria contro il Barbarossa, poi la lunga decadenza di un'Italia divisa e poi finalmente l'Italia unita. E allora a questo punto, come fare a sottolineare che l'Italia non sarebbe mai riuscita a unirsi? Sì, lo si diceva tra le righe, no? La grandezza di Cavour qual era? Grandezza di Cavour, il grande tessitore e che ha saputo creare l'alleanza con Napoleone III. Ma quello lo si diceva perché bisognava celebrare Cavour per la sua geniale politica. Poi però di Napoleone III basta, non se ne parlava più per niente, naturalmente. No? Ecco. Io credo che sia normale. Io credo che sia normale perché un conto è ciò che studiano gli storici, che studiano di tutto, qualunque cosa, ciò che può finire sotto i riflettori e ciò che invece non importerà mai a nessun altro. E un conto, invece, è appunto ciò che finisce sotto i riflettori, il che vuol dire anche nell'istruzione pubblica, nei manuali scolastici e così via. Lì io non mi, non mi sento di stupirmi ecco, del fatto che, che il ruolo della Francia nella storia dell'Italia unita non sia così, così evidente a tutti e così sottolineato. D'altra parte, parte poi se uno percorre un po' la storia degli ultimi due secoli ce ne sono di oscillazioni, eh, anche vertiginose. Perché se uno pensa a quello che si diceva nell'Italia del 1914, quello che si dice nei discorsi di D'Annunzio, le sorelle latine, la civiltà latina, l'Italia e la Francia che non possono non marciare insieme contro la barbarie teutonica, no? E l'impatto che queste cose hanno su un'opinione pubblica che si lascia, si lascia influenzare da questi discorsi. Tanto da precipitare il paese nella guerra, certo le motivazioni sono tante, ma la propaganda batteva molto su quello. E, e, poi, e poi, una generazione dopo il fascismo potrà dare invece della Francia l'immagine di un paese decadente, corrotto, senza anima. Eh, no, ecco, in mano agli ebrei. Eh, cioè, cioè, come dire, L'immagine degli altri paesi può sempre essere manipolata in base agli interessi del momento, c'è poco da fare. Quando, quando l'unico orizzonte è quello dell'identità nazionale e della storia nazionale. E, niente, questo secondo me. Grazie, grazie Alessandro. Eh, si, è fatta, si è fatta una certa ora, è stata un'ora molto piacevole. Te ne siamo credo tutti grati. Eh, ci sarà senz'altro un'altra occasione, grazie ancora. Buonasera a tutti. Grazie a tutti, grazie a te.